Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo evento di Motore Sanità. Oggi ci troviamo a Padova, ma anche collegati su Zoom e Facebook. Siamo qua ritrovati a parlare del governo clinico dell'amiloidosi cardiaca. Vado subito a presentare il parterre di relatori. Interverranno oggi Paolo Guzzonato della Direzione Scientifica di Motore Sanità, Annalisa Scopinaro, Presidente Uniamo, Monica Briani della Direzione Programmazione Sanitaria della Regione del Veneto, Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata, Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova e sempre dello stesso Dipartimento, Alberto Cipriani. Interverrà Giorgio Perilongo, professore ordinario e direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell'Università degli Studi di Padova, direttore e coordinatore del Dipartimento Funzionale Malattie Rare dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova. Interverrà Rosa Maria, chiedo scusa, Turano, presidente AAMI, Associazione Amiloidosi Italia. Il professor Claudio Rapezzi, professore ordinario di cardiologia presso l'Università degli Studi di Ferrara, Marco Canepa, professore associato di malattie dell'apparato cardiovascolare, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell'Università degli Studi di Genova, Francesco Cappelli, dirigente medico cardiologo del Centro per lo Studio e per la Cura dell'Amiloidosi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, Domenica Taruscio, direttore del Centro Nazionale delle Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, e le conclusioni saranno in mano al professor Perilongo e al dottor Guzzonato, che ringrazio di essere qua tutti con noi. Bene, grazie a tutti. Io, come al solito, farò una breve introduzione di scenario per cercare, chiedo già scusa ai super tecnici presenti, ma per spiegare alle persone che ci seguono sul web di che cosa stiamo parlando oggi. Vai pure con le diapositive. Quindi, grazie. Quando parliamo di amiloidosi cardiaca, ci riferiamo a, grazie, circa, vai pure con la prima diapositiva, circa 30 proteine che negli esseri umani possono formare depositi di amiloide. Vai pure con la prima diapositiva. L'amiloidosi quindi rappresenta la sindrome clinica di questo risultato, di questi depositi, e vengono classificate in localizzate o sistemiche, acquisite o ereditarie. Il cuore è uno degli organi bersaglio, dell'amiloidosi. Questa condizione incrementa normalmente lo spessore delle pareti dei ventricoli, che diventano più rigide, quindi fanno perdere al cuore efficienza contrattile, che altera il e viene alterato il sistema di conduzione allo stimolo elettrico. Andiamo pure avanti. Le forme più frequenti che coinvolgono il cuore, quindi il tessuto miocardico e le valvole, sono in genere l'amiloidosi da catene leggere delle immunoglobuline, che è una forma ereditaria con un'incidenza di circa un caso ogni 100.000, ma poi vedremo che questi numeri stanno aumentando con l'apprendimento anche e la rapidità con cui si arriva alla diagnosi. In genere l'età media è di 61 anni, ci sono varie accertamenti da eseguire per validare questa diagnosi, e la sopravvivenza media in genere è di un anno. Poi vedremo con nuove prospettive di cura che cosa si potrà fare. E poi l'amiloidosi da transtirettina, che ha una prevalenza inferiore a 1 su 100.000, è caratterizzata da una cardiomiopatia restrittiva e scompenso cardiaco progressivo, per cui la sopravvivenza qui è tra i 2 e i 3 anni e mezzo. A sua volta ci sono due forme di amiloidosi da transtirettina,
quella ereditaria o mutata, che in genere si manifesta mediamente intorno ai 39 anni per quello che riguarda il momento della diagnosi, che è autosomica e dominante, cioè è un difetto genetico generalmente ereditato da uno solo dei genitori e che purtroppo trasmettono hanno il 50% di possibilità di trasmetterlo ad ogni figlio. E poi c'è la wild type, che invece ha un'età media alla diagnosi di 60-65 anni. Però qui si aprono appunto prospettive importanti per nuove terapie, poi ne discuteremo insieme. Andiamo ancora avanti. Le criticità più importanti sono sicuramente la diagnosi tardiva. Considerando tutti i sottogruppi, si parla di un ritardo nella diagnosi, o meglio, di un momento per arrivare alla diagnosi tra i sei mesi e i 2 anni e mezzo. E per quanto riguarda la forma da transtiretina, il 50% dei pazienti riceve la diagnosi entro i 6 mesi dall'esordio. La sottodiagnosi sempre più evidente e viene. Però per questo si sta pensando, ma sarà realmente una malattia rara? Andiamo pure avanti, al recente congresso della Società Italiana di Cardiologia emerge da parte di tutti i cardiologi appunto la consapevolezza che questo è un problema non così raro. L'epidemiologia ci indica che c'è un trend crescente per numero di diagnosi trainato soprattutto dalla forma wild type, che sta diventando la più comune, e conoscere e riconoscere la malattia è importante perché oggi con le nuove terapie siamo più orientati a prevenire, arrestare o riassorbire questo deposito di amiloide, e queste si aggiungono alle terapie di supporto per il trattamento delle complicanze che già avevamo disponibili. Andiamo ancora avanti, e quindi i bisogni io li pongo tutti con un punto interrogativo. Rete di specialisti e territorio strutturata e connessa? Attualmente possiamo dire questo? E il lavoro hub and spoke, quando si parla di rete si deve puntare a questo? O bisogna andare anche oltre? E comunque questa è una cosa già, si può dire, consolidata? Velocizzare la diagnosi, ma come e con quali strumenti utili? Accelerare e facilitare l'accesso al trattamento, visto che oggi ci sono nuove opportunità di cura. Ridurre la mobilità passiva, che oltre ad essere un problema interno delle regioni è anche un problema per i pazienti che devono spostarsi. E in più implementare la conoscenza diffusa e la formazione. Sono punti questi ancora da sviluppare o abbiamo già consolidato una parte di questi? La risposta nel proseguo della nostra giornata con le relazioni che ci attendono, e per questo vorrei chiamare la dottoressa Briani per farci raccontare un pochino qual è lo stato dell'arte della consapevolezza istituzionale in Regione Veneto su questa patologia. Prego. No, questo è per vedere. Sì. Sì, esattamente. Io facevo fare a lei, quindi se preferisce. No, io preferisco farmele da sole se riesco. Sì, ora gliele mando. Ok. Sono molte aperte. Ora con le donne. Neanche a farla apposta. A Venezia. Voilà. Beh, innanzitutto allora diciamo che intanto ringrazio gli organizzatori per aver voluto qui presenti anche la Regione Veneto. Diciamo che mi sono un po' discostata da quello che è il titolo che ci è stato dato, perché la Regione Veneto non è che si interessi dell'amiloidosi cardiaca, quindi ho dato un taglio più legato alla malattie rare di cui l'amiloidosi cardiaca fa parte. Quindi è una relazione diciamo più sulla rete delle malattie rare che abbiamo qui nella Regione Veneto. Però non funziona. Un punto verso da me? E allora avanti a questo punto. Riesce? Facciamo prima.
La programmazione nazionale per l'assistenza ai soggetti affetti da malattie rare inizia con il DM 279 del 2001. Questa norma è stata innovativa anche a livello internazionale, perché prima non c'era stato nessun provvedimento né normativo né amministrativo che avesse lo scopo di creare delle reti di assistenza dedicate a tali malati. I punti essenziali, cruciali del DM sono la definizione di una lista ufficiale di malattie rare, la previsione di benefici particolari per i malati di patologie rare, diversi e più estesi di quelli previsti per i malati cronici. Benefici garantiti da una speciale esenzione il cui rilascio richiede che la diagnosi sia certificata dal Centro per le malattie rare. L'obbligo da parte del Sistema Sanitario Nazionale di selezionare formalmente questi centri, l'istituzione di registri regionali e nazionali dei soggetti affetti da malattia rara. La prossima. E qui è meglio che ne faccio altri due click perché era più bellina. Allora, a causa del cambiamento della a causa del cambiamento della Costituzione, no? Dietro. A vedere che va. Questo. Perfetto, sì. Ok, allora. A causa del cambiamento della Costituzione avvenuta nel novembre del 2001, il compito di realizzare quanto genericamente previsto nel DM è ricaduto totalmente sulle regioni, competenti in materia di programmazione e organizzazione sanitaria. Prossimo. La regione del Veneto, che aveva costituito un centro per le malattie rare e un registro regionale annesso già dal 2000, ha da subito programmato la sua rete di assistenza seguendo tre principi fondamentali che sono rimasti confermati durante tutti questi 20 anni di attività. Il primo principio è stato quello di costruire un sistema basato su due gambe. La prima è data dalla rete di centri per le malattie rare, pochi, con ampia casistica, selezionata in base ai dati oggettivi di attività, composti da più di un'unità operativa e dedicati ad ampi gruppi di malattie rare. La seconda è data dalle reti degli ospedali e dei servizi territoriali presenti vicino al domicilio del paziente. Il secondo principio è stato quello di costruire fin da subito e incrementarlo nel tempo un sistema informativo regionale dedicato che fosse comune a tutti i servizi e che avesse due fonti informative, i centri e il territorio, per consentire di avere date e informazioni sia sui residenti, indipendentemente dal luogo di cura, sia sugli assistiti dei centri veneti, indipendentemente dalla loro residenza. Il terzo principio è stato quello di utilizzare questo sistema per attivare a distanza tutti i servizi che devono fare qualche cosa per il paziente, abbattendo le latenze temporali, orientando i percorsi assistenziali e amministrativi e garantendo a priori la loro corretta attuazione e infine diminuendo le incombenze per il paziente e la sua famiglia. Il patrimonio informativo raccolto principalmente per erogare assistenza viene utilizzato anche in parte per scopi epidemiologici e di programmazione e controllo. Prossima. Può andare pure avanti. Questi sono i centri di riferimento, sono delle unità funzionali dedicate a grandi gruppi di malattie, composte da più unità operative, in modo da garantire l'intero percorso diagnostico e il trattamento di tutte le condizioni che potrebbero manifestarsi nel corso della storia naturale della malattia. Il centro deve funzionare in rete con i servizi attivi nel territorio in cui il paziente vive. Compiti specifici del centro sono quelli di definire la diagnosi di malattie rare e predisporre il certificato di malattia e di redigere il piano di trattamento almeno una volta all'anno. Prossima. Nei grandi ospedali dove sono presenti più centri per malattie rare si assiste a una relazione molti a molti, cioè un centro è costituito da più unità operative complesse, ma anche una stessa unità operativa complessa può partecipare, prendere parte a diversi centri. La prossima. Per reggere una struttura così complessa è necessario che ci sia un grande bacino di utenza. Non tutte le regioni hanno una popolazione sufficiente per reggere molti centri, per cui si è sviluppato un sistema di accordi tra regioni e province autonome per creare reti comuni più vaste. Prossima. Questa è la più ampia esistente e nata e basata sull'esperienza del Veneto. La prossima.
La rete veneta è basata su pochi centri situati quasi esclusivamente presso gli ospedali di Padova, Verona, Vicenza e Treviso. Ha un'ottima performance globale, con una stanzialità dei pazienti del 97,5%, una fuga del 2,5% e un tasso di attrazione di pazienti da fuori regioni del 16,7%. Prossima. La rete dei centri del Veneto segue circa 48.000 veneti e oltre 7.500 pazienti residenti fuori regione. Circa 1.000 veneti sono seguiti dai centri fuori regione. Prossima. La prevalenza grezza dei malati affetti da patologia rara in Veneto è di 9,7 per 1.000 abitanti, cioè 9.700 malati per milione di abitanti. Prossima. La distribuzione per età mostra due picchi, il primo nei primissimi anni di vita e il secondo intorno ai 50-60 anni. I pazienti di età pediatrica sono meno del 30% del totale. Prossimo. La distribuzione per macro gruppo di patologie è molto diversa in età adulta e anziana, in cui prevalgono le malattie dell'apparato visivo, le malattie neurologiche, quelle del sangue e dell'apparato osteomuscolare. Prossimo. Rispetto alla distribuzione in età pediatrica, dove invece prevalgono le malformazioni, le malattie endocrine e metaboliche, quelle del sangue e quelle neurologiche. Prego. La seconda componente del sistema di assistenza ai malati affetti da patologie rare del Veneto è la rete dei centri di riferimento. Essa si comporta come una rete funzionale che ha il compito, oltre naturalmente di assistere clinicamente i pazienti, di discutere e di condividere in base a criteri di evidenza scientifica e appropriatezza i contenuti delle scelte cliniche, le definizioni operative, i protocolli di trattamento, i percorsi, le schede di monitoraggio. Tutti questi contenuti, direttamente travasati nel sistema informativo, hanno il compito di rendere sempre più trasparente, efficace, condivisa ed equa l'offerta clinica in regione. Uno dei compiti più importanti della rete dei centri è quello di proporre i trattamenti che non sarebbero compresi nei LEA. Sta andando troppo avanti. Ma che sono ugualmente essenziali e non sostituibili per alcuni gruppi di malati rari. In questo modo viene definito con certezza il perimetro del prescrivibile a carico del sistema sanitario regionale. In Veneto vengono così garantiti tre livelli di erogazione dei prodotti prescritti nel piano terapeutico dei centri per malattie rare. Il primo livello è quello dato ovviamente dai LEA. Il secondo dai protocolli regionali. Il terzo viene autorizzato individualmente dalle URSS di residenza su proposta motivata dal centro e valutazione positiva del coordinamento regionale malattie rare. Okay? I protocolli sono la modalità con cui il Veneto, congiuntamente ad altre amministrazioni consociate, come per esempio il Trento e Bolzano o l'Emilia Romagna, definisce cosa si può erogare gratuitamente oltre a quanto compreso nei LEA. Per ciascun gruppo di patologia, prima si evidenziano i pareri di tutti i centri di riferimento per quelle malattie su proposte di integrazione e su eventuali rivisitazioni di quanto ordinariamente prescritto in termini di maggiore appropriatezza prescrittiva e si verifica l'evidenza scientifica di quanto proposto. Poi si verifica l'impatto economico con il contributo dei servizi farmaceutici regionali. Prego. Infine, si istruiscono delle delibere regionali che trasformano queste linee di indirizzo in nuovi diritti esigibili per pazienti. Questi protocolli ed integrazioni individuali si sono dimostrati veramente indispensabili per i malati di patologia rara. Come si vede dalla diapositiva, circa un prodotto su due erogato a questi malati è di fatto un extra LEA. Pur essendo molto rilevante l'attività dei centri, dei registri della presa in carico del malato raro, l'assistenza quotidiana del malato viene prestata dai servizi e dalle figure professionali che operano nel territorio dove vive la persona con la malattia rara. Per questo motivo è centrale il terzo elemento della rete di assistenza, cioè il rapporto tra centro di riferimento e gli altri servizi ospedalieri territoriali di prossimità alla residenza del paziente. Viene così, ne conviene farle tutte perché viene così ribadito che l'organizzazione pensata e progressivamente costruita si poggia su due gambe. La prima data dai centri e la seconda dalla rete orizzontale multidimensionale attiva nel luogo di vita della persona, organicamente connesse tra loro. Per tenere insieme questo sistema serve un collante comune, cioè l'informazione condivisa,
che funge da sistema connettivo dell'organizzazione. Anche qui se fa qualche altro click, uno ne basta. È stato costruito un sistema informativo comune e condiviso anche dalle altre regioni consociate, che assume tutte le regole e le condizioni generali e specifiche per le malattie rare definite nei vari sistemi sanitari regionali in modo trasparente per gli utilizzatori e che rende automatici i percorsi e le procedure con i definite. Il sistema informativo si basa su una piattaforma che collega in tempo reale i centri accreditati, gli ospedali, i distretti sanitari, i servizi farmaceutici territoriali, le farmacie ospedaliere, le riabilitazioni, le reti territoriali. Attualmente questo sistema tratta quasi 209.000 malati rari in Italia, è utilizzato quotidianamente da oltre 7.000 professionisti e collega più di 1.400 nodi tra centri, ospedali, distretti. Il sistema informativo è costruito in moduli, consentendo così una implementazione progressiva. Il primo modulo è costituito dall'anagrafica del paziente ed è in interoperabilità con l'anagrafica regionale e la diagnosi. Il secondo è il piano terapeutico, il terzo la cartella e il percorso del paziente, il quarto la genetica. Il modulo del piano terapeutico comprende tutte le fasi che vanno dalla prescrizione da parte del centro all'approvvigionamento del prodotto, alla sua erogazione fino all'eventuale somministrazione e monitoraggio. Mentre la prescrizione può essere fatta solo dal centro per malattie rare, l'approvvigionamento può mettere in atto diversi soggetti come le farmacie ospedaliere dei centri o dell'URSS di residenza o altri che vedono in tempo reale i prodotti prescritti che devono approvvigionare e il tempo in cui è richiesto loro di farlo. Anche l'erogazione può attivare soggetti diversi operanti in sedi e servizi diversi, anche in regioni differenti. Lo stesso dicasi per la somministrazione e il monitoraggio che possono avvenire presso il centro, in un altro ospedale, nel distretto di residenza o presso il domicilio del paziente. In ogni caso, chiunque sia chiamato ad effettuare un'azione per o sul paziente lascia traccia di questa sul sistema e il centro ha sempre l'informazione sulla condizione del paziente. Questo sistema svolge un ruolo centrale per la connessione tra centro e territorio. Quali sono i trattamenti? Sostanzialmente tutto quello che può essere fatto, quindi prodotti prescrivibili, farmaci orfani, gli off-label, i farmaci esteri, i dietetici e quant'altro. Prossimo. Poiché il piano terapeutico comprende tutto il prescritto, è possibile avere contezza della complessità di quanto viene prescritto anche da specialisti diversi per lo stesso paziente. Come si vede in questa diapositiva, ogni piano terapeutico comprende generalmente molte prescrizioni. In alcuni gruppi di patologie anche più di 20 prescrizioni di media, con picchi fino a 40. Ciò è molto rilevante anche nella valutazione dell'efficacia dei trattamenti, che deve essere considerato come efficacia e sicurezza complessiva e non solo come efficacia del singolo prodotto o farmaco. Da quanto detto si comprende come il percorso del singolo malato venga definito e gestito attraverso le funzioni del modulo del piano terapeutico e dei controlli contenuti nella cartella clinica, ma perché ciò possa davvero funzionare in un dato contesto bisogna che sia predefinito il percorso organizzativo, amministrativo e clinico. Cioè bisogna definire in maniera chiara, e quindi questo deve essere inserito nel sistema informativo, chi fa cosa, dove, come e quando. Per questa ragione il percorso organizzativo del malato è estremamente diverso dalla linea guida della buona pratica clinica. Il percorso è definito per un'area geografica specifica con un chiaro sistema di servizi e strutture attive che hanno determinate competenze, funzioni e livelli di prestazione. Ad essi vanno indirizzati i pazienti per ottenere prestazioni scelte secondo logiche cliniche trasparenti e razionali, evitando che siano essi a dover trovare la sede per ottenere le prestazioni adeguate a livello di complessità e competenza richiesto per il tipo di problema clinico presentato. Questo sistema si occupa di tutti i malati rari, quindi anche di quelli con amiloidosi primitiva. A tal proposito, per finire, vorrei lasciare appunto qualche numero su questa patologia nel Veneto. In regione sono inseriti nel sistema malattie rare 125 pazienti con questa forma di amiloidosi, di cui 57 con certa o possibile forma da transtiretina e 68 con forme primitive non ancora ben definite. Dei 57 con possibile forma da transtiretina, 19 hanno una forma neurologica o mista, 3 una sistemica senile, 28 una forma non definita fenotipicamente ma probabilmente mista e 7 una forma cardiaca. Prego.
Tutti e tre i farmaci in commercio per le forme della transtiretina neurologica e cardiache sono stati prescritti ed erogati e fino ad oggi il trattamento ha interessato circa la metà dei pazienti teoricamente eleggibili. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie per questa domanda. Io adesso chiamerei qui il dottor Babuin e il dottor Cipriani per avere, abbiamo visto qual è l'organizzazione, ma sappiamo che il Veneto, prego, prego, vi lascio il posto. Sappiamo che il Veneto è una regione che punta a diventare e ad essere a livello europeo un punto di riferimento per le malattie rare. E abbiamo visto qual è la strategia, molto dettagliata, le idee sono molto chiare, il sistema di governo, l'organizzazione, prego. Allora però l'abbiamo vista un po' diciamo su tutte le malattie rare, adesso vi chiedo di approfondire la parte della amiloidosi, che anche vedendo quei numeri mi suggerisce che c'è ancora molto lavoro da fare. Esatto. Prego. Allora, il mio compito, innanzitutto essendo qui a Padova, è quello di portare il saluto del professor Liceto, che purtroppo si dispiace ma non è potuto essere presente qui con noi. E mi ha chiesto di sottolineare come ormai ci sia consapevolezza che la malattia, nella fattispecie l'amiloidosi, non può, non dovrebbe essere più considerata una malattia rara. Ma se questa consapevolezza c'è, l'altro aspetto importante è che non va neanche considerato una patologia di nicchia, nel senso che questi pazienti possono essere intercettati dal nefrologo, dal dermatologo, dal gastroenterologo, dal neurologo, dal cardiologo, per cui è una patologia sistemica e come tale a tutto tondo, nonostante molti siano gli specialisti che possono intercettare questi pazienti, c'è ancora una grande latenza per quel che riguarda la diagnosi. Per cui ben vengano eventi come questi che cercano di sensibilizzare nei confronti di questa malattia. E come vi farà vedere adesso il dottor Cipriani, vi farà vedere qual è la nostra impostazione. Per sospettarla bisogna conoscerla e per cui vediamo quello che abbiamo un po' messo in piedi noi a Padova. Prego Alberto. Grazie Luciano per l'introduzione e grazie anche a Nutre Sanità per l'invito e per l'organizzazione di questo interessante convegno. Il titolo della mia relazione, che è anche il titolo del convegno, è appunto il governo clinico della amiloidosi cardiaca, che è un titolo piuttosto particolare, se non altro perché associa due parole che tendenzialmente non vediamo insieme, la parola governo, che è appunto una parola che evoca potere, comando e decisioni, e il nome di una malattia, appunto, che nella fattispecie è l'amiloidosi cardiaca. La prima domanda a cui dobbiamo rispondere è sostanzialmente questa: l'amiloidosi è una malattia che va governata, è una malattia che necessita di un governo clinico, e se sì, perché mai? Per rispondere dobbiamo fare un passo indietro e probabilmente mi ripeterò rispetto alle slide che ha già presentato il dottor Guzzonato. Brevemente, cosa sono le amiloidosi? Le amiloidosi sono un gruppo di malattie sistemiche rare, per quanto sappiamo, sono invalidanti, sono spesso fatali, sono caratterizzate dall'accumulo di sostanza proteica insolubile, appunto, che è chiamata amiloide. Ci sono forme ereditarie, ci sono forme acquisite, e il fenotipo clinico, diciamo, è determinato appunto da dove l'amiloide va a depositarsi, quindi in quali organi, che sono molteplici. Il cuore è sicuramente uno degli organi in bersaglio più importanti, appunto perché molto spesso fa la prognosi. La clinica che ne consegue è quella di uno scompenso cardiaco a frazione di azione preservata e caratterizzata da una ipertrofia ventricolare, che non è altro che espressione della infiltrazione dell'amiloide. Possono essere colpite, oltre al muscolo cardiaco, anche le valvole e il tessuto di conduzione, motivo per cui spesso la malattia si confonde, si nasconde dietro condizioni molto più comuni come la cardiopatia ipertensiva, la cardiopatia da stenosi aortica e anche il blocco AV che va a semplice impianto di pacemaker. Poi è una malattia che sappiamo essere sicuramente sottodiagnosticata oppure diagnosticata spesso tardivamente. Se noi vediamo
questo cuore dal punto di vista morfologico, quello che diciamo, ci cattura l'attenzione, non è altro che una semplice ipertrofia, un'ipertrofia simmetrica, diffusa, se vogliamo, che coinvolge entrambe le camere, però sembrerebbe una banale ipertrofia. Se però invece andiamo a pungere questo cuore e vediamo al microscopio, vediamo che i miociti non sono affatto ipertrofici, ma sono invece, vedete, avvolti da una sostanza che è quella azzurrina, che è la sostanza, appunto, la sostanza amiloide, che agisce come una sorta di collante che va a incastrare quindi i miociti e ne ostacola il funzionamento. È evidente che noi non possiamo pungere tutte le ipertrofie che ci capitano davanti, ma non è neanche possibile che tutte quante ci le lasciamo correre, quindi ce le facciamo sfuggire, quindi deve aumentare quindi la consapevolezza di agire in qualche modo, di saper pensare anche alla amiloidosi di fronte a un'ipertrofia, soprattutto se associata a determinati fattori clinici. Quindi il primo problema che abbiamo, a cui dobbiamo far fronte con la amiloidosi, ed è il motivo per cui forse appunto va governata, è il problema della sottodiagnosi e della diagnosi tardiva, e lo affrontiamo banalmente aumentando la consapevolezza dei clinici, ma anche onestamente anche la consapevolezza da parte dei pazienti, perché anche i pazienti, quando vanno incontro al tunnel carpale, devono pensare anche a questa malattia, allo stesso modo in cui si pensa alla tosse, si può associare una broncopolmonite. Quindi la conoscenza delle red flag deve essere sicuramente molto più estesa, sia ai clinici che ai pazienti. Deve aumentare anche la maneggevolezza con cui noi utilizziamo metodiche avanzate di imaging, come la risonanza magnetica, la scintigrafia con tracciante osseo, ma anche saper utilizzare le procedure bioptiche al punto, nel sito giusto, ma anche al momento giusto. E infine dobbiamo sicuramente tutti noi avere maggior familiarità, non solo gli ematologi, avere familiarità con il proteidogramma, con la lettura dell'elettroforesi, delle proteine monoclonali e in ultimo anche il test genetico. E non l'ho ancora detto, ma l'ha detto anche il dottor Guzzanato, le forme più comuni di amiloidosi cardiaca sono due: la amiloidosi AL, la amiloidosi ATTR, quest'ultima divisa in wild type o forma variante, e questo è molto importante perché le due forme differiscono enormemente per quanto riguarda la diagnosi, la gestione, la terapia e la prognosi. La forma TTR un pochino più indolente, un pochino più cardiomiopatica, mentre la forma AL è molto più esplosiva e molto più infiammatoria. Questo introduce il secondo problema delle amiloidosi, che è quello della gestione clinica e della terapia, che per quanto riguarda la L passa attraverso una stratificazione del rischio attraverso biomarcatori, e le terapie si basano sostanzialmente su agenti chemioterapici che vanno quindi a neutralizzare il clone plasma cellulare, che appunto è responsabile della produzione della proteina monoclonale. E invece per la forma TTR non è altro che l'applicazione dell'algoritmo di Gilmore, di cui sicuramente Francesco e Marco successivamente ne parleranno, e l'impostazione poi delle terapie specifiche che vanno appunto a bloccare la patogenesi della transtirettina in molti dei suoi punti. Quindi l'amiloidosi è una malattia che va governata? Sicuramente sì. E in che modo? Devo dire che il PDTA è uno strumento che è sicuramente efficace a questo scopo, perché sappiamo essere piuttosto efficace nel fare una diagnosi accurata, completa, precoce, può aiutare in questo attraverso la presa in carico in ambulatori specialistici con un team multidisciplinare. Solo un team multidisciplinare, infatti, di fronte all'amiloidosi può approcciare la migliore strategia terapeutica, e non solo, può aumentare la conoscenza verso la dimensione epidemiologica del problema, visto che al giorno d'oggi è ancora molto difficile capire quanti sono i pazienti con amiloidosi cardiaca, non peraltro perché manca un codice ICD-9 per l'amiloidosi cardiaca, quindi già questo è una problematica epidemiologica. Il PDTA inviterebbe anche attraverso
appunto nel vostro azione dell'ambulatorio specialistici di team multidisciplinare, anche la ricerca con protocolli di ricerca e protocolli sperimentali. L'IPDTA deve assolutamente fondarsi a una strategia di rete hub, rete hub spoke. I requisiti per un centro hub sono sicuramente la presenza di un team multidisciplinare, la disponibilità di una diagnostica avanzata e anche disporre chiaramente di una casistica di numerosità importante, se non altro per aumentare l'esperienza e anche la conoscenza verso la malattia. I compiti del centro hub devono, quali sono? Sono oltre a diagnosticare e classificare correttamente la malattia, la prescrizione dei farmaci, il coordinamento con i centri spoke e inoltre fornire aggiornamento, educazione scientifica globalmente. È un po' lento a girare. Un po' lenta. Allora, negli ultimi anni a Padova si è delineato un equip specialistico, una sorta di governo clinico dell'amiloidosi, e devo dire che come assetto è quello di un triumvirato in cui le figure del cardiologo, l'ematologo e del neurologo sono quelle che hanno di fatto in carico la gestione clinica di questi malati e che hanno loro e noi e abbiamo al nostro servizio dei servizi appunto assistenziali fondamentali che sono appunto il servizio di patologia, medicina nucleare, radiologia e via dicendo, e quindi tutti quanti che vanno o sono orientati verso appunto questo team, questa equip di specialisti. Vi riporto qui brevemente quella che è l'esperienza padovana dell'ambulatorio dell'amiloidosi da me curato dopo la sua istituzione nel gennaio 2020. E prima del 2020 i pazienti con amiloidosi cardiaca venivano inseriti all'interno dell'ambulatorio delle cardiopatie ipertrofiche. Da gennaio 2020 è stata dedicata una seduta ambulatoriale specifica per i pazienti con amiloidosi cardiaca. Solo aver dedicato una seduta specifica ha probabilmente diffuso l'idea di maggior sensibilità, di maggior expertise verso questa malattia, e questo ha aumentato di gran lunga le diagnosi. Vedete che prima del 2020 avevamo 29 diagnosi, dopo il 2020 siamo arrivati a 121 aggiornati a pochi giorni fa, quindi 92 nuove diagnosi di amiloidosi cardiaca negli ultimi due anni. Per quanto riguarda la L, siamo passati da 16 a 45 casi, quindi 29 nuove diagnosi, sicuramente più pazienti più giovani rispetto alle TTR. Per quanto riguarda le TTR varianti, siamo passati da 4 a 7 pazienti con TTR variante, 3 nuove diagnosi quindi. E invece per quanto riguarda le diagnosi di ATTR wild type, siamo passati da 9 a 68, quindi sono 59 nuove diagnosi, quindi è sicuramente la condizione che ha avuto il maggior incremento negli ultimi due anni dopo l'istituzione dell'ambulatorio dedicato. Vi faccio notare questa diapositiva che è estremamente rilevante per capire l'importanza della rete appunto come strategia hub and spoke. Vedete che in questi due anni si è rafforzata enormemente, devo dire, i rapporti con i colleghi ematologi e i colleghi neurologi per il riferimento dei pazienti e con forma L e con forma TTR variante, ma devo dire che con grande piacere, posso dire che stanno germogliando già dei rapporti con le ULS delle altre province del Veneto, appunto con, vedete quanti pazienti sono stati riferiti a Padova per la gestione. Questi pazienti tendenzialmente avevano un sospetto clinico, per cui avevano già un imaging cardiologico ben impostato e avevano anche un sospetto sullo scompenso cardiaco, un sospetto clinico. A noi è stato demandato il compito di perfezionare la diagnosi, per cui passare attraverso la scintigrafia nella fattispecie oppure attraverso la procedura biottica, quindi a noi è stato appunto demandato questo compito. In conclusione, l'amiloidosi cardiaca sicuramente è una patologia che va governata, meglio se con un PDTA di dimensione regionale,
La gestione deve avvenire attraverso una rete hub and spoke per, appunto, per favorire il riferimento dei pazienti e per la gestione delle criticità, e l'azienda ospedaliera di Padova è sicuramente pronta per affrontare la sfida della lotta alla amiloidosi. E vi ringrazio. Sì. Grazie, grazie dottor Cipriani, ci ha fatto vedere dei numeri che sono importanti. Io chiamerei Annalisa Scopinaro qua e gli porrei questa, per un saluto, ma gli porrei questa più che domanda, osservazione. È un classico, no? Sulle malattie rare, il dottor Cipriani ci ha fatto vedere come si passa brevemente, man mano che aumenta la conoscenza, la diffusione della malattia, si passa a dei numeri che sono veramente importanti e si comincia a far emergere quello che è il sommerso. Credo che sia un classico che accade con le malattie rare che voi vedete frequentemente. Assolutamente sì, nel caso specialmente di patologie che si conoscono poco e che quindi hanno maggiore difficoltà di diagnosi, almeno in una fase iniziale, cominciare un'azione di diffusione di conoscenza. Il dottore prima parlava di PDTA, quindi di una maggiore sensibilizzazione rispetto a quello che può essere un percorso paziente, porta all'aumento delle diagnosi. I numeri che abbiamo visto sono sicuramente impressionanti. Nell'arco di poco abbiamo quintuplicato, più o meno 30, cioè 4 volte tanto, quindi insomma si vede come riservando un'attenzione particolare si possa davvero arrivare a una migliore diagnosi, e sappiamo che a livello europeo ancora siamo su ritardi medi di 7 anni. Quindi l'obiettivo di Eurordis per il 2030, che noi abbiamo fatto proprio come Federazione Italiana Malattie Rare, è di cercare di arrivare a un anno al massimo di ritardo. Non so se ce la faremo, però diciamo, mettendo insieme tutta una serie di fattori che vanno da un impiego anche maggiore di tecniche omiche, da una migliore diagnosi dovuta a una maggior conoscenza delle patologie rare, si dovrebbe cercare di fare un po' di passi in avanti. Benissimo, grazie, grazie. Forse per quanto riguarda l'amiloidosi i tempi non sono così lunghi, non sono i 6 anni del registro della Lombardia, però questo comunque è un aspetto importante per tutte le malattie rare e per l'amiloidosi anche, visto anche il decorso clinico non positivo che questa patologia ha. Soprattutto, e visto anche l'impatto che ha sulla vita del paziente. Insomma, certo, quindi. E visto che oggi abbiamo anche a disposizione delle nuove armi terapeutiche, per cui più aumentano le diagnosi, più si arriva prima a inserire i pazienti in terapia, queste diventano terapie sempre più salvavita. Sì, devo dire, facendo un po' una battuta, ma riconoscendo il ruolo che l'industria farmaceutica ha in questi processi, è che tanto più si sviluppano terapie, tanto più c'è un aumento della conoscenza, ovviamente, no? Quindi è un gatto che si morde la coda, ma del quale dobbiamo essere solo grati, perché così si salvano la vita le persone. Quindi questo rapporto fra industria farmaceutica, pazienti e stakeholders del mondo delle malattie rare, io sono una grande fautrice del rapporto pubblico-privato, per cui dal mio punto di vista, tanto più si arriva a fare alleanze e si ottimizzano le risorse, tanto prima riusciamo a far sì che il mondo migliori per molte persone con malattie rare. E la pandemia è stata un esempio. La pandemia è stata un esempio. C'è stata, ha accelerato assolutamente la soluzione dei problemi, si vede che unendo le forze, la spinta che... Assolutamente sì, ma la home delivery, home therapy, certo, cioè tutto quello, certo, che è stato sviluppato proprio in sinergia come patient support programs è proprio in quella direzione, e quindi anche il fatto di riuscire a fare iniziative, ma anche banalmente, che non è tanto banale, ma come quella di oggi, sicuramente aumenta sensibilizzazione, conoscenza, diffusione tra gli addetti al settore e così via. Benissimo, grazie. Era un fuori programma. Un po' di lungo, l'aspetto qua. Siamo entrati un po' nel mondo dell'amiloidosi. Adesso a lei la parola per raccontarci un pochino l'amiloidosi, malattia rara, multiorgano. Allora, buonasera a tutti. Vado avanti premendo... Con quello di lato?
questo qua. Grazie. Freccia in avanti. Se funziona. Se non funziona, andiamo al metodo CASI. No. Che vabbè. Manda avanti. Allora, mi è anche facile non vedendo molti. Volevo iniziare chiedendo scusa, questo è un modo un po' strano, no, scusa di cosa? Scusa di essere qui, non essendo un esperto di amiloidosi, ma un po' per colpa vostra, perché mi avete buttato nell'arena cimentandomi con un problema, appunto, di cui confesso la non esperienza. Però ora ne ho approfittato per dare un taglio diverso a questo breve intervento che faccio, portando a fattor comune dell'amiloidosi in questo caso, portando l'amiloidosi a fattor comune alle malattie rare, portandola a fattor comune i problemi che sono proprio delle malattie rare con quelle che sono dell'amiloidosi con quelle che sono le malattie rare, nella mia veste di coordinatore del dipartimento funzionale di malattie rare dell'azienda. Allora, tornando indietro, è perché ecco, è un po' lento questo. Allora, scusate. Quindi, se guarda dietro, ha subito idea di quale sarà la. Ma io vorrei andare indietro, mi scusi per andare indietro. E all'inizio? All'inizio, grazie. Va bene. No, ancora all'inizio, non è questo, grazie. Se può iniziare. La prima. Eccoci qua. Eccolo qui. Allora, se posso iniziare così. Allora, incomincio. Le malattie. Allora, amiloidosi, malattia rare d'organo, e la voglio affrontare, in parte il collega l'ha anticipato. Davanti, se mi dice avanti. Avanti, ma così. Ecco, la vorrei far emergere come un problema organizzativo e gestionale. Allora, qual è l'elemento che porto a fattor comune? L'elemento che porto a fattor comune e che lo coniugherò per le malattie rare, l'elemento che porta a fattor comune è che noi siamo alla ricerca di modelli organizzativi per gestire malattie rare come l'amiloidosi è. C'è l'urgenza di elaborare, gestire e verificare modelli assistenziali innovativi per le malattie rare e di cui ecco l'amiloidosi potrebbe essere un esempio. In altri termini, Il mondo delle malattie rare sta cercando, per così dire, delle best practice con il quale influenzarsi l'uno all'altro. E mi aiuterò per articolare questo mio discorso rifacendomi a quello che è un artificio letterario con il quale si usa identificare o tracciare gli elementi che caratterizzano la medicina moderna. A cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo alla medicina delle 4P, alla medicina personalizzata, partecipativa, preventiva e predittiva, sapendo che però non esaurisce gli elementi chiavi di cosiddetto della medicina del futuro, convinti quanto siano paradigmatiche le malattie rare delle problematiche che interesseranno in realtà la medicina in modo trasversale. Allora parto dal concetto di medicina personalizzata. Allora non c'è una certa latenza. Allora la amiloidosi mi pare di aver colto nell'aver letto, aver sentito in parte quello che si è detto, è una malattia che necessita ancora di diagnosi di precisione o di personalizzate. Molti passi avanti sono stati fatti, ma credo che non ci siamo ancora per l'amiloidosi a formulare una precisa diagnosi, ripeto, di precisione personalizzata. C'è la convinzione che, ed è vero, che siano state cosiddette le scienze omiche, le uso questo termine nel raggrupparle assieme, a rendere possibile il concetto di medicina personalizzata e di precisione. Certamente questo per gran parte è vero, ma anche per gran parte no, nel senso che il problema nel 2021, ormai 2022, non è quello di avere a disposizione i dati. Ovviamente questo vale un po' per tutti gli ambiti del sapere umano, ma adesso parliamo dei dati delle scienze omiche. Il problema non è quello di avere a disposizione
i dati, perché questa high throughput technology ci mettono a disposizione una quantità di dati enormi che vengono dalla genomica, dalla proteomica, dalla trascrittomica, dalla metilomica, quello che si vuole. Il problema è di come integrare questi dati per arrivare a una diagnosi di precisione, una diagnosi personalizzata. E convinto come sono, quanto dico questo, che di fronte agli avanzamenti delle scienze omiche è quello di cui c'è bisogno di buoni clinici. Nel senso, bisogna avere la capacità di integrare dati clinici, di laboratorio e strumentali. E allora, ritornando, diciamo, al leitmotiv del mio discorso, come l'ho pensato di coniugare per far sì che la mia presenza non sia di disturbo nel vostro discorso, il problema è: qual è il modello organizzativo, quali strumenti operativi perché il genetista, il clinico, il radiologo, il paziente interagiscono fra di loro e permettono la corretta interpretazione di quella grande marea di dati che Life Through Technology ci mette a disposizione. E in questo senso chiedo che dobbiamo in qualche modo prepararci, ciascuno per il suo ambito, l'amiloidosi nel vostro, ma insomma in quello che è il mio, a gestire sempre più quantità di dati maggiori, quello che genericamente viene, in questo caso uso una definizione approssima, ma credo che dobbiamo imparare a gestire i big data, e anche questa è una sfida organizzativa, gestionale, nonché strumentale, se effettivamente vogliamo, con la rapidità che evolvono i mezzi della tecnica, arrivare anche ad un miglioramento delle conoscenze. Poi vado avanti, ed è evidente, l'avete detto, il collega che mi ha preceduto mi pare che l'abbia elencato in maniera molto chiara, che per definizione, se la amiloidosi è una malattia rara multiorgano, per definizione necessita di un'equipe multidisciplinare. Allora, permettetemi che affronti questo problema da due punti di vista. Il primo è questo. Allora, qua provoco, ma insomma, questo forse è anche il senso di un dibattito che potrebbe nascere. Quale modello organizzativo gestionale per far sì che il paziente rimanga al centro di questa equipe e che invece non vaghi da specialista a specialista quando arrivano i nostri reparti? Come far sì che lui rimanga fermo e l'equipe multidisciplinare ruoti attorno a lui, se è vero che il nostro mantra dell'azione medica è quella di tenere al centro il paziente con le malattie rare. So di esagerare, ma lo faccio un po' per amor di discussione. Non di rado il paziente in ospedale, specie con malattia rara, per seguire la sua equipe gira come una pallina di biliardo. È chiaro che adesso ho esagerato l'immagine, ma per darvi il messaggio è che c'è una sfida nel momento in cui parliamo di malattia multiorgano che ha bisogno di un'equipe multidisciplinare, c'è una sfida come questa equipe disciplinare si mette veramente a servizio del paziente e il paziente invece entrato in ospedale non entri in una giungla di cammini e di passaggi. Torno su questo e affronto il problema allora, se mi permettete, da un altro punto di vista, parlando allora dell'altro aspetto che forse anche qui adesso lo espliciteremo un po' alla volta, la seconda P che è la medicina partecipativa. Allora, ovviamente in parte va detto e ognuno deve collegarlo per modi suoi, però dire che c'è bisogno di un'equipe multidisciplinare non basta. Bisogna affrontare il problema come l'equipe multidisciplinare si organizza e gestisce la propria attività. Quali sono gli elementi di governo di questa equipe multidisciplinare e quali strumenti di dialogo e confronto, in parte l'abbiamo detto, però non è pensabile che un'equipe multidisciplinare evolva così spontaneamente. Sarebbe sciocco nel senso pensarlo, il mondo privato ha già elaborato sistemi, modelli per funzionare e credo che anche noi dobbiamo porci questo problema per essere il più efficiente possibile nel dire che abbiamo bisogno dell'equipe multidisciplinare. A questo riguardo non posso non portare a provocazione per chi gestisce malattie multiorgano e specie croniche il ruolo di secondo piano che noi medici potremmo avere per fare emergere il cosiddetto case manager. Adesso anche qui, piccola provocazione, non è che intendo, però
Nelle nostre equip spesso dimentichiamo, dopo aver elencato tutti gli specialisti che ne devono far parte, forse elencare la figura di raccordo che potrebbe essere un case manager capace di essere consapevole dei problemi del paziente, problemi organizzativi dell'azienda in cui opera e dei vari colleghi. E poi anche questo è emerso, quali componenti di questa equip multidisciplinare? I membri degli spokes? Soggetti extraospedalieri, extrasanitari? Il problema ovviamente si pone perché se noi ci mettiamo dal punto di vista del paziente, il percorso di cura di un paziente affetto da malattie rare, sono certo che anche quello del paziente affetto da amiloidosi, è solo per un piccolo tratto, che qui esaspero un po' il discorso, per efficacia di comunicazione ovviamente, ma solo per un piccolo tratto in ospedale, per il resto ovviamente è fuori dall'ospedale, per interso interagisce con altre realtà. Allora il problema dell'equipe si fa più complesso, e allora il problema è quale modelli gestionali organizzativi per elaborare effettivi modelli di cooperazione ospedale-territorio, per accompagnare il paziente nei suoi percorsi di cura, un paziente che ha una malattia rara, che ha bisogno di tutta un'equipe, ma come questa equipe è in grado di seguirlo al di fuori dell'ospedale, fino ad arrivare, che credo che sia la sfida a cui noi dobbiamo non sottrarci, ad una medicina di prossimità che raggiunga la casa del paziente, ormai con queste portable device, in cui riusciamo a fare monitoraggi di segni vitali, che possiamo monitorare, il paziente si porta con sé sempre più sistemi di monitoraggio delle sue funzioni vitali. Come gestire queste equipe pensando che ormai si sta parlando di una medicina che arriva sempre più a casa del paziente. E poi però in questo caso la amiloidosi l'ha fatta da maestro, evidentemente membri dell'equipe non possono che essere i pazienti, e voi con alcuni, intendo la comunità di coloro che si interessano di amiloidosi, adesso ho citato The Family Onlus, ma credo che ci siano altre, avete proprio tradotto quello che è il senso di avere un'equipe multidisciplinare in cui, nell'ottica di una medicina partecipativa, il paziente, colui che la rappresenta, le associazioni devono essere presenti, perché sono loro che gli danno senso di quali sono la complessità dei bisogni di cura che loro hanno bisogno, se pensiamo ad una cura globale, non la cura del cuore che ha l'amiloide, ma del paziente nella sua globalità. Ovviamente fondamentali poi per promuovere la ricerca e più che tutto poi per permettere l'empower del paziente, questo confronto tra pari permette quella cosa fondamentale che è il paziente che si fa carico della sua malattia. Allora, anche questo, no? Avere nell'equipe o nella relazione i pazienti diventa quanto mai importante. Ma anche questo, quale modello organizzativo? Qual è a livello? Come muoverci? Quali strumenti del dialogo? E guardate che per me è il problema, adesso forse l'esagero, però il funzionamento di un'equipe disciplinare implica gestire complessità. Ovviamente al fine di far sì che diventi però una semplicità. Non mi dilungo a lungo, ma c'erano le altre P che volevo parlare, preventiva e predittiva. Anche qui, per semplicità però, permettetemi solo di fare dei salti. E il salto grosso che faccio a questo riguardo è che ovviamente la amiloidosi, per essere in grado di essere preventiva, predittiva, ha bisogno di studio, di conoscenze, di confronto, di messa assieme dei dati. Allora anche qui credo che, mi permetto di, senza entrare nel merito della ricerca nell'anno delle amiloidosi, ma ricordare alcuni strumenti che ci stiamo dando. E prima tra tutte questi European Reference Network, anche voi siete dentro questo, la Padova lo è, con dentro l'ERN sulle malattie rare cardiache. Beh, chi sta lavorando su questo sa quanto non è così difficile, non è facile. Cioè, quali modelli ancora utilizzare per collaborare con loro e per far sì perlomeno che questo
teorico potenziale che c'è in queste reti europee che uniscono tutti gli specialisti, che mettono assieme tutte le risorse, beh ecco, c'è ancora molto di fare per capire come tutto questo rimanga una realtà e non un'interessante, apparentemente affascinante ipotesi teorica. Sono 5 anni, adesso siamo chiamati a fare il punto di queste ERN, dobbiamo vedere qual è il valore aggiunto proprio non solo in termini di assistenza ma anche in termini di scambio di data, di arricchimento e di ricerca. L'altra cosa, e lo faccio risuonare volutamente in questo contesto, non c'è ombra di dubbio che abbiamo bisogno dei rapporti con le big funds. Non riconoscere vorrebbe dire non riconoscere, a mio avviso, che respiriamo aria, che viviamo di aria. Ma questo lo dico perché, proprio parlando di malattie rare, non è pensabile che il prodotto della ricerca non veda una traslazione in termini di produzione e di disseminazione attraverso le big funds. E anche questo, tuttavia, è un modello di interazione che dobbiamo vedere. Mi pare che per l'amiloidosi proprio... ci sia un bel esempio di un'interazione, di come una big farm interpreti anche il ruolo sociale del loro ruolo. Però anche questo credo che sia una sfida che in qualche modo deve essere affrontata. Parlare di medicina preventiva e predittiva vuol dire anche diagnosi precoce. E al di là dell'educazione, ma adesso mi sono focalizzato su alcuni temi anche per non essere noioso. E allora traduco la diagnosi precoce predittiva pensando ad un'altra P che ci dovrebbe essere con la medicina, no, un'altra lettera, che è la C, comunicativa. Allora bisogna che comunicare, bisogna informare i pazienti di quello che c'è a disposizione, ma non tanto per farne un vanto personale, guarda che bravi che siamo a Padova perché abbiamo l'amiloidosi, siamo in grado di maledosi. No, perché il paziente con malattie rare spesso è disperso, non sa dove rivolgersi, oppure va nei centri sbagliati. Tutto questo vuol dire perdita di tempo, vuol dire ritardare una diagnosi che anche nella amiloidosi cardiaca, se fatta precocemente, offre delle possibilità di diagnosi e di cura che sono maggiori se non arriva in ritardo. Allora, al di là ovviamente di quelle che sono, e qua non entro nel merito, degli screening, della determinazione di quelli che possono essere biological markers che possono predire la malattia, adesso mi soffermo solo su questo aspetto. Ma che è carente in un'azienda ospedaliera come quella che io rappresento, quello che non comunica, ma ripeto, non comunica per vanto, ma per fare un servizio ai pazienti, e dove comunicare vuol dire mettere assieme prestazioni e dati oggettivi della prestazione, in modo tale che il paziente si possa affidare anche con confidenza a quel centro, non soltanto perché c'è scritto laboratorio per l'amiloidosi, ma perché ha dei dati oggettivi vicino che possono indicare, ma questo effettivamente sembra un centro valido di cui fidarsi. E credo, scusate se sono tornato indietro, e questo sia un dovere se vogliamo creiamo in questo. Beh, ecco, qua citavo questo grande lavoro che il gruppo della amiloidosa ha fatto assieme a Dugnano, perché questo credo sia un contributo, ma anche questo va comunicato, va fatto conoscere, ma ancora una volta perché questo è un servizio, far conoscere questo tipo di informazione ai pazienti. Sintesi adesso per... l'escamotage per riuscire a parlare un po' di tempo non conoscendo molto l'amiloidosi, né volendo cimentarmi nel conoscere, perché non è serio diventare esperti in un quarto d'ora, in un giorno di una malattia dove gente sta dedicando tutta la vita professionale. Ecco, allora quello che ho fatto per non offendere coloro che sanno di amiloidosi o pretendere di saperne qualcosa, però usare l'amiloidosi per portare a fattor comune elementi gestionali e organizzativi che sono un fattor comune di tutte le malattie rare, in cui l'amiloidosi è un esempio. In questo senso anche voi avete molto da dire in termini di best practice come modello con cui influenzare altri. Professor Perilongo, grazie. Tantissimi elementi messi sul tavolo di cui possiamo discutere adesso, dopo e andando avanti. Per quanto riguarda il comunicare, oggi siamo qui anche per quello, ci seguono persone sul web, quindi speriamo di fare un qualcosina in più. Io spero di già da questo punto di vista. Sorpreso ai colleghi, no. Non avendo parlato di quant'altro, ma no. Non ho voluto cimentarmi perché non era serio che potessimo cimentarsi. Giusto. Io prima di chiamare Rosa Maria Turano, so che è collegata a Domenica Taruscio.
vero? E... Sono collegata, se volete faccio... Aspetta. Sì, come... sì, no. Preferisce anche parlare anche adesso se vuole, come vuole. Mi dica lei, perché ho visto che prima delle 16 voleva parlare, altrimenti chiamiamo Rosa Maria Turano e facciamo intervenire lei. Grazie molto. Allora, Rosa Maria Turano, c'è? Buongiorno. Perfetto, benissimo. Allora, molte cose sono state dette, il paziente è stato tirato in ballo molto spesso. È stata anche definita la pallina da biliardo, purtroppo, che spesso gira, ma riferendosi all'interno dello stesso ospedale alla multidisciplinarità, ma molto spesso il paziente gira con una pallina anche tra regioni. Infatti. Ecco, come si può raccontare tutto questo secondo quelle che sono anche le vostre aspettative, il vissuto per voi, ma anche le vostre aspettative, perché... molto è stato raccontato dal professor Perilongo. Infatti, sì, tutto molto condivisibile. Io devo premettere che io rappresento l'Associazione Amiloidosi Italiana, che è un'associazione che è nata nel 2003, quindi circa 20 anni fa, e ha sede a Trento e si occupa di tutti i tipi di amiloidosi, mentre il professore forse ha fatto riferimento all'associazione FAMI, che si occupa in modo specifico di amiloidosi familiare, quindi principalmente da transtiretina, e fa un ottimo lavoro, tra l'altro. Ecco, noi diciamo anche per una ragione geografica, siamo più vicini al Veneto, facciamo un po' parte di quella macro regione che ha affrontato i problemi delle malattie rare efficacemente negli ultimi tempi. Sì, anche il problema del correre da un centro all'altro come palline da biliardo è molto sentito, ad esempio nella nostra provincia autonoma. Le cose stanno un po' cambiando, sono cambiate. Lo stesso Regione Veneto è una dimostrazione lampante di questo, perché ora appunto ci sono molti centri, questo team amiloidosi stupendo presso l'ospedale di Padova, però oserei dire che qua non è tanto un problema di gestione clinica e terapia a questo punto, perché i passi avanti sono stati fatti, sono molti, il problema è individuare dove andare a farsi curare, questo è il punto. E il primo problema, questo sì, veramente ancora non risolto, è quello della diagnosi corretta in tempi rapidi, ed è quello che a cui già accennava giustamente il professor Perilongo e lo stesso dottor Cipriani. La sottodiagnosi e la necessità di aumentare la consapevolezza ci ha spinti a cercare di trovare in questi 20 anni una serie di soluzioni. Noi stiamo mettendo in piedi, è già quasi completato, un sito web dove troveranno spazio riferimenti anche a tutti i centri maggiori che si occupano della patologia. Se volete lo mettiamo a disposizione anche della Regione Veneto. Ci sembrerebbe una cosa molto utile anche per comunicare appunto ai pazienti dove possono andare a curarsi vicino a casa in modo efficace. Quello è veramente il problema principale, e soprattutto a livello periferico effettivamente una diagnosi che non sia tardiva e che quindi permetta di adottare una cura non è un problema ancora molto ben risolto. Confido però che grazie a tutti questi strumenti, a queste sinergie che sono state sottolineate ed evidenziate efficacemente dai precedenti relatori, si possa arrivare anche a dei passi avanti su questo, perché secondo noi il problema è essenzialmente quello. Poi c'è l'altro problema di finanziare la ricerca sull'amiloidosi, non solo per grossi progetti, ma anche per piccole cose, piccole applicazioni che aiutino il paziente a vivere meglio.
Anche su questo noi come associazione da tempo ci stiamo muovendo con le nostre forze, comunque noi facciamo raccolte fondi, abbiamo un 5 per 1000 abbastanza elevato, per cui anche per questo aspetto rimando al prossimo sito, che veramente a breve sarà online, ci rendiamo disponibili nel caso ci fossero dei team che avessero interesse ad avere contributi, insomma noi ripeto, siamo qui. Vi ringraziamo anche, ecco, poi un'altra cosa che mi è piaciuta molto, sempre nella relazione del professor Perilongo, tenere al centro il paziente, è una bella cosa questa, è proprio una bella cosa. Il paziente ha bisogno di informazioni anche dal medico curante, dallo specialista, lui ha bisogno di sapere. Non lo so, noi abbiamo anche dei pazienti che stanno seguendo dei trial specifici proprio in tema di amiloidosi cardiaca. E ecco, la cosa che a loro serve è sapere cosa sta succedendo, sapere se una determinata reazione è da ritenersi abnorme oppure in linea con il tipo di sperimentazione che si sta conducendo. Comunque, insomma, io vi ringrazio per la sensibilità che ho sentito dalle precedenti relazioni. Come detto, noi siamo a disposizione anche della Regione Veneto e è tutto qui. Ora spero, sono veramente impaziente di sentire le relazioni dei professori Rapezzi, Canepa e Cappelli. E vi ringrazio. Grazie, le posso assicurare che quando ha parlato di messa a disposizione del sito per le informazioni, ma anche per l'interesse a finanziare la ricerca, erano molto attenti qui, quindi bene, è così che si creano le sinergie, molto importante. Adesso chiederei alla dottoressa Taruscio di intervenire. E io ricordo sempre una frase che ci ha ripetuto tante volte: non partiamo da zero sulle malattie rare, abbiamo fatto tanto e cerchiamo di mettere a frutto tutto questo, per cui credo che questo valga anche per la amiloidosi cardiaca. Prego. Assolutamente, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito professor Guzzonata e ringrazio sempre per questa opportunità di fare rete. Ho sentito con grande piacere l'intervento precedente, i due interventi precedenti, e la cosa che mi ha colpito molto è anche il concetto che peraltro su cui stiamo lavorando da tutti da molto tempo, ma evidentemente dobbiamo ancora rafforzare, la medicina comunicativa, cioè comunicare meglio secondo me, perché poi ognuno cerca di fare del proprio come dire, meglio, però evidentemente non arriviamo a destinazione, le informazioni, le comunicazioni che vogliamo far giungere non giungono poi nei tempi e nelle modalità volute. E quindi cosa fare? Io penso che dobbiamo prendere l'opportunità veramente di quello che abbiamo costruito, l'ho sempre detto, l'ho citato e la ringrazio, di quello che abbiamo costruito fino adesso, perché ci sono 20 anni di lavoro a vari livelli, locali, regionali, nazionali, e anche addirittura europei e internazionali, lavori congiunti, comuni, metterli a sistema, e l'opportunità ce la dà anche questa nuova legge che è stata approvata, testo unico sulle malattie rare, approvata, sappiamo benissimo, recentissimamente, il 3 novembre, firmata dal Presidente della Repubblica il 10 di novembre, adesso siamo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ecco, questa dice cosa cambierà? Beh, intanto diciamo riconosce quello di tutto ciò che di buono è stato fatto, perché non si parte da zero, anzi lo dà proprio l'incipit, no? Partiamo da quello che è stato fatto di positivo per proseguire. Il mio presidente, il professor Brusafer, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che vedete nello schermo, e recentemente ha scritto un editoriale anche su Quotidiano Sanità dicendo: è una legge di civiltà questa, da cui non si torna indietro. E questo è molto importante. Certamente è una legge che utilizza molto, ovviamente, arricchisce, valorizza, ecco, più che utilizza, valorizza tutto ciò che è stato fatto, quindi è un punto di arrivo e nello stesso tempo vuole essere un punto di partenza.
per migliorare tutto ciò che c'è ancora da migliorare, perché se avessimo risolto tutti i problemi delle malattie rare non saremmo qui ancora a parlarne. Quindi che sia sulla singola patologia, dal punto di vista comunicativo, informativo, educazionale della classe medica o comunque di educational nel senso inglese proprio, di aggiornamento costante, di ottimizzazione dei percorsi. La legge ci dà degli strumenti molto, molto precisi e indispensabili. Adesso sta a noi, alla comunità intera, infatti l'editoriale del Presidente Pusaferro si conclude dicendo sta a noi adesso continuare questo percorso, abbiamo gli strumenti e sentiamoci tutti veramente, sto parafrasando ovviamente, tutti siamo coinvolti per fare in modo che questo iter prosegua nel miglior modo possibile, perché è vero, c'è ancora da costruire, non partiamo da zero. Però ecco, vorrei sottolineare che per quanto riguarda la comunicazione, l'informazione, c'è proprio veramente un articolo sulla legge, che è l'articolo 14 in particolare, che assegna formazione e informazione sulle malattie rare, assegna dei compiti specifici al Ministero della Salute, ovviamente all'Istituto Superiore di Sanità come braccio tecnico scientifico poi della struttura del Sistema Sanitario Nazionale, quindi in questo noi ci riconosciamo con tutte le azioni che farà e dovrà fare il Ministero della Salute, siamo inclusi in questo, ma poi anche tutto il ruolo importante dei centri di coordinamento regionale, interregionale, il comitato nazionale, eccetera. Quindi ci sono più attori rispetto a prima, dovranno veramente fare sinergia, perché tutti andiamo nella stessa direzione, ma è come un'orchestra, quindi l'orchestra, se ognuno suona per conto suo, il violino oppure che cosa, viene una musica bella che è stonata. In realtà dobbiamo fare un bel concerto e fare, insomma, scusatemi la metafora molto un po' scontata, ma è così, cioè, e dobbiamo veramente cercare di utilizzare tutte le risorse che abbiamo fino adesso sviluppate e farle emergere, innanzitutto farle emergere anche a livello nazionale, perché ci sono delle buone pratiche. L'associazione precedente, la presidentessa dell'associazione precedente diceva, ma io sono disponibile a mettere a disposizione il mio bagaglio culturale, incluso il sito, come comunità ovviamente, non suo personale. Ecco, allora facciamo emergere queste buone pratiche. Io ecco, faccio un appello, partendo da questa eccezionale, diciamo, volontà di condivisione, faccio un appello a tutte le forze, che siano, professor Perilongo un esempio, che ovviamente che vuole condividere, perché altrimenti non sarebbe qui e non parlerebbe, cioè, ha fatto un bellissimo intervento, quindi un appello e dire mettiamo in condivisione queste ottime iniziative, ottime informazioni che abbiamo raccolto fino adesso, per fare poi il passo successivo. Io credo che siamo nella migliore condizione, non ci vorrà, certamente ci servono anche delle risorse come paese, perché poi questa legge parla anche di cose che prima non erano un sogno, parla per esempio all'articolo 4 del piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, dunque in questo caso nella patologia specifica di cui stiamo parlando, allora i pazienti devono avere dei centri di riferimento, certamente, che definiscono il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la persona ha necessità, garantendo una cosa di civiltà estrema, a mio parere molto importante, garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dell'età adulta, pediatrica adulta, cosa che fino adesso è tutta frammentata, no? Tutto il problema della transizione, ognuno se l'è risolto un po' come meglio pensava, adesso è diventato invece un grosso capitolo. Non solo, mi fa piacere veramente ricordare che avremo poi quello che dovremo, ecco, da qui parte, diciamo, è un punto di partenza, dovremo lavorare insieme, ottenerle queste cose, perché un conto avere una legge, un conto avere poi ottenerle concretamente a beneficio dei nostri pazienti. E per esempio terapie farmacologiche anche innovative. E il comma D di questo stesso articolo cita le cure palliative, che non sono, io dicevo l'altro giorno, ho partecipato a bellissime iniziative, le cure palliative non sono per i malati oncologici terminali solo, anzi è una distorsione questa,
la rete delle malattie rare dovrebbe beneficiare a piene mani proprio dei benefici della legge sulle cure palliative. Quindi integriamole, e la legge le integra, quindi le cure palliative, le prestazioni di riabilitazione motoria, logopedia, respiratoria, vescicale. Chiaro che qui non parla della patologia specifica di oggi, ma ampia. E poi cosa ci dice? Anche dispositivi medici o presidi sanitari, quindi si amplifica. Vedete, quindi allora il cittadino, la cittadina con malattia rara, intanto resta una persona che ha necessità di essere non solo curata da un punto di vista sanitario, ma di essere inserito in un contesto scolastico, perché poi continuando questa, appunto, in un contesto scolastico deve essere consentito a questa persona di svolgere la sua vita affettiva, sociale, lavorativa in una società accogliente. Quindi questo è un cambio di paradigma. Io credo che insieme ce la faremo. Penso che, ecco, ho utilizzato questo spazio, scusatemi se mi ho un po' deviato, ma per invogliare tutti noi, incoraggiare, perché voglio incoraggiare tutti noi a fare rete, quello che voi come Motori Sanità state facendo da tantissimo tempo. E io, anche se di corsa, ma voglio partecipare sempre a questi eventi, perché effettivamente è una opportunità per dare questa, diciamo, fare questa rafforzare queste buone pratiche comunicative anche. Vedete, ancora per esempio diceva, e poi qui chiudo, l'articolo 6, che pure parla del fondo di solidarietà, che è simbolico, 1 milione su tutta la popolazione, puramente simbolica, ma intanto è un'apertura, deve comunque favorire, ecco, dare la possibilità di favorire l'inserimento e la permanenza delle persone con malattie rare nei diversi ambiti di vita e di lavoro, riconoscere alle famiglie caregiver benefici e contributi, garantire il diritto all'educazione e alla formazione, quindi una legge di civiltà. Io sto veramente già allertando i colleghi, diciamo, all'estero, sto diffondendo questa legge dicendo: guardate, l'Italia ha una bellissima legge, ora facciamo in modo che non sia soltanto sulla carta. Ecco, questo è il mio messaggio, dobbiamo trasformarlo in concretezza. Io vi ringrazio per questo spazio. Vi seguo con attenzione estrema fino a quando posso, poi a un certo punto mi dovrò staccare. Però grazie di aver dato questa opportunità e di continuare a tenere alta l'attenzione sulle malattie rare. Grazie, professor Buzzonate, con lei ringrazio tutto Motore Sanità. Dottoressa Taruscio, grazie a lei anche della sua sempre costante presenza e di aver riportato il punto sulla cornice normativa che riassume un po' tutto quello che serve ai malati rari, alle famiglie, ai professionisti, e quindi interessa trasversalmente tutto. È molto giusto ed è stato ripetuto più volte dall'onorevole Bologna, che ha presentato, come lei sa, questa legge, che questo, quando gli si diceva: ma però le risorse mancano, ci vogliono anche risorse oltre alla legge, ma giustamente, come ha detto lei, intanto questo è un passo straordinario che è stato fatto per mettere a terra dei punti precisi, e poi da lì anche eventualmente quello che lei dice è ottenere e vederle applicate attraverso degli indicatori che devono essere dati a tutte le regioni. A quel punto poi saranno richieste adeguatamente anche le risorse necessarie. Ecco, questo è un punto importante. Il professor Appezzi è collegato? Allora io chiederei al professore se può attendere qualche minuto prima di intervenire, che c'è un videomessaggio della professoressa Fachin, che fra l'altro, oltre ad essere referente del gruppo delle malattie rare, coordinatrice della rete del Veneto, è anche coordinatrice del tavolo nazionale. Quindi farei partire, professor Appezzi, se lei è d'accordo, questo breve filmato di... Assolutamente, assolutamente, grazie. Grazie, grazie. Nel grande mondo delle amiloidosi, anche delle amiloidosi primarie, sicuramente ci sono delle novità terapeutiche molto rilevanti per le forme da transtiretina, e come tutti quelli che si occupano dell'argomento sanno bene, sono già in commercio in Italia 3 farmaci nuovi, molto interessanti, che hanno indicazioni terapeutiche non identiche, diverse, e tutti e 3 sono per le forme che hanno un fenotipo di rilevanza neurologica,
o mista, con comunque una comprensione neurologica, solo uno ha anche l'indicazione che è stata aggiunta da poco per le forme puramente cardiologiche. Questi farmaci costituiscono una novità importante e un'opzione terapeutica molto rilevante per questi pazienti, sono farmaci, uno ha anche la dizione formale di farmaco innovativo, comunque sono farmaci complessi, interessanti, con anche modalità di funzionamento differenziate, sono già stati utilizzati per la parte di compromissione neurologica, soprattutto già in un numero abbastanza relativamente consistente di pazienti veneti. È molto interessante che già ci sono stati degli shift tra un farmaco e l'altro, e questo indica che sono proprio opzioni terapeutiche che aumentano la possibilità di avere anche trattamenti di prima e seconda linea in pazienti che rispondono diversamente. La grande scommessa è proprio quella di andare a vedere la risposta clinica a medio e lungo termine in un mondo reale, cioè dove sono presenti tutti i fattori di variabilità clinica che invece sono contenuti negli studi effettuati nei trial, anche nei trial per la registrazione. Perché? Perché là dove c'è uno studio clinico si cerca di ridurre la variabilità attraverso una definizione chiara di criteri di arruolamento e anche criteri di esclusione, mentre poi quando il farmaco viene utilizzato nel mondo reale è proprio la grande variabilità delle condizioni cliniche che caratterizza più di tutto l'utilizzo e anche determina la presentazione di maggiore o minore efficacia del farmaco. È quindi molto importante il monitoraggio e la valutazione clinica della risposta nei pazienti che effettivamente sono presenti in regione, hanno criteri di rispondono ai criteri di eleggibilità e quindi sono trattati. Un altro elemento per questo trattamento e per questa forma di amiloidosi è proprio quello della necessità di prevedere all'interno di questi centri che si occupano di questi pazienti competenze di varie tipi di specialità e quindi la copresenza in un'unità funzionale quale quella del centro di unità operative diverse. E se per le prime indicazioni di questi tre farmaci la competenza neurologica oltre che internistica era dominante, naturalmente per questa seconda indicazione cardiologica è una competenza cardiologica internistica altrettanto rilevante. I centri sono tutt'uno, ma hanno unità operative diverse e quindi il farmaco deve poter essere prescritto da professionisti di specialità diverse a seconda dell'indicazione che hanno. Questi sono però specialisti che sono all'interno delle unità operative già selezionate come parte dello stesso centro di riferimento per malattie rare e quindi la prescrizione da parte di altri specialisti o di altre unità operative residenti in altri ospedali non è prevista e non è prevista perché è necessario appunto concentrare l'esperienza di cosa succede in questi pochi pazienti in pochi centri in modo tale da poter poi arrivare velocemente alla definizione di ciò che è più utile fare per i pazienti e anche per il sistema sanitario tenendo conto di quello che è la realtà che si trova in un dato territorio. Naturalmente in questo territorio è molto importante il lavoro congiunto non solo degli specialisti che lavorano in questi centri, ma anche degli altri servizi che entrano nella presa in carico del paziente
i servizi delle ASL di residenza, le farmacie ospedaliere, i servizi ospedalieri di prossimità, i distretti sociosanitari. E quindi anche nel corso della giornata in cui si discuterà di amiloidosi, sicuramente saranno presentati punti di vista e espressi pareri diversi, non ultimo ma invece centrale, quello delle associazioni, cioè dei pazienti e delle loro famiglie. E quindi molto interessante per me poter poi vedere diciamo un resoconto di ciò che verrà detto e di ciò che verrà proposto e che leggerò con molta attenzione perché penso che proprio dall'unione di punti di vista diversi e dalla considerazione di ciò che è percepito come funzionante e ciò che è percepito come disfunzionante, possano venire degli stimoli e delle indicazioni su come migliorare il sistema attualmente esistente. Allora, ringraziando intanto, anche se solo virtualmente, la professoressa Facchin, che oggi non poteva essere qui, io direi, professora Pezzi, di elementi su cui discutere ce ne sono molti, ma diagnosi precoce, si è parlato già della sua importanza, il dottor Cipriani ha anche anticipato qualcosa sul red flags. E il professor Perilongo ha detto ma diagnosi precisione è possibile, è difficile, un punto interrogativo, la parola a lei. Grazie, chiedo un feedback alla regia, ho condiviso lo schermo, vi risulta? Sì, si vede benissimo. Bene, perfetto. Allora grazie, ottimo convegno, entriamo in una dimensione clinica, il mio ruolo credo quello che sia di fare alcune riflessioni fondamentalmente cliniche, io sono un cardiologo clinico, peraltro conscio dell'importanza della dimensione organizzativa, questa è una di quelle condizioni in cui vi è un valore terapeutico dell'organizzazione sanitaria e la distinzione che qualche volta è un po' esasperata fra clinica e sanità, qui si ricompone appunto nella consapevolezza di un valore terapeutico estremo della dimensione organizzativa. Lasciatemi iniziare con una diapositiva che è emozionale per chi si interessa di amiloidosi, in particolare di amiloidosi da transtiretina. A sinistra vedete la situazione di 30-32 anni fa. Già allora era noto che l'amiloidosi da transtiretina aveva una componente ereditaria, che il fegato produceva la transtiretina, che esistevano più di 100 mutazioni patogene della transtiretina, e allora l'equazione fu brillante, geniale, se volete, ma molto semplice. È il fegato che produce la proteina mutata, basta cambiarlo questo fegato e abbiamo in mano la soluzione. In effetti è quello che avvenne con il trapianto di fegato per le forme ereditarie della malattia. Trapianto che fu molto ben accettato dalla comunità dei chirurghi, perché veramente il chirurgo pagava uno e prendeva due, nel senso che il fegato espiantato lo poteva utilizzare in una strategia domino per effettuare un trapianto di fegato ad un'altra persona in condizioni preagoniche, a cui il fegato del paziente con amiloidosi, perfettamente funzionante, anche se produttore di una proteina anomala, poteva appunto salvare la vita. Beh, vedete questo scenario cruento, come dire, da chirurgia di guerra, con la pancia aperta, l'omento, il peritoneo aperto, 32 anni fa. Adesso, nel 2021, la recente pubblicazione di un lavoro che secondo me è una pietra miliare che apre una nuova era, entriamo in una purezza ascetica, non di un trapianto d'organo in una dimensione cruente, ma di una sostanza farmacologica che con un prodigio di tipo tecnofarmaceutico entra nell'epatocita, si lega al DNA con la tecnologia CRISPR e silenzia o taglia, comunque fa un editing, bloccando il funzionamento del gene ammalato.
veramente in questi 32 anni ci sta tutta l'evoluzione affascinante, sconvolgente, di una patologia che ci lascia ancora stupiti per la sua complessità. Questa è una central illustration di un ottimo editoriale di un collega statunitense, Ruber, viene da Boston, che veicola tre messaggi importanti. Vedete in alto è sintetizzata la grande rivoluzione epidemiologica che c'è stata negli ultimi 10 anni in tema di diagnosi appunto di wild type o hereditary ATTR. Vedete l'impennata, si usa dire esponenziale, il numero di diagnosi si è moltiplicato per 15-20 volte. Che cos'è questa? Un'epidemia, una sorta di Covid? No. Probabilmente la malattia dal punto di vista della sua prevalenza reale è la stessa. Semplicemente il cardiologo è diventato più bravo a diagnosticarla. Quindi questo è frutto del calo di ignoranza del cardiologo, non è frutto di una virulentazione della malattia. Beh, perché questo? Due motivi, guardate qua a destra. Il primo motivo è che il cardiologo improvvisamente ha avuto a disposizione un probe, uno strumento non invasivo, la scintigrafia con tracciante osseo, che ha soppiantato nell'80% dei casi la necessità di una biopsia di organo e tessuto. E l'altro motivo è qua sotto, cioè la disponibilità di uno, due, tre almeno trattamenti terapeutici. Quando di una malattia c'è concretamente la disponibilità di un trattamento terapeutico, questa è una buona notizia sia per il paziente, ma sia per la malattia. Cioè intendo dire che da questo punto in avanti l'industria rema assieme a te, ha tutto l'interesse ad aiutarti anche economicamente a diffondere la cultura della malattia. E questa è una spiegazione dell'apparente incremento epidemiologico. Ma non vorrei sembrarvi troppo ottimista, troppo neopositivista. C'è un bicchiere mezzo vuoto della faccenda ed è questo. Questo è un lavoro intelligente dell'Amyloidosis Research Consortium nordamericano che su 700 pazienti misura il ritardo diagnostico. Vedete, utilizzando come unità di misura non il tempo, cioè non i mesi o gli anni, ma il numero di specialisti che il paziente è costretto a contattare prima di arrivare alla diagnosi finale. E qui vedete in questo arcobaleno delle sette della torta, in più della metà dei casi il paziente impatta 3, 4, 5 specialisti diversi prima di arrivare alla diagnosi. Ma allora, cari colleghi, chi è il paziente con amiloidosi cardiaca e come faccio a riconoscere e a riconoscerlo e dopo averlo riconosciuto a diagnosticare la malattia con precisione? Le informazioni di background, peraltro note a tutto, sono che l'amiloidosi sia nella forma L che qua vedete sia nella forma TTR è fenotipicamente incredibilmente eterogenea. Uno o più di tanti organi e apparati possono risultarne colpiti. Questo è vero anche per la transtiretina, per la amiloidosi transtiretina, che vuoi mutata, vuoi wild type, può colpire il miocardio, il sistema nervoso periferico, il tunnel carpale, l'occhio, il tubo intestinale e così via. La eterogeneità è non solo fenotipica, ma non a caso è genotipica. E in questa malattia, la amiloidosi transtiretina, diversamente da altre malattie rare, vi è una correlazione genotipo-fenotipo piuttosto stretta. Alcune mutazioni a sinistra producono quadri neurologici, altre mutazioni a destra, in rosso, producono quadri quasi esclusivamente cardiologici. E questo vuol dire che è il cardiologo che si vede riferire il paziente come primo specialista ed è lui che deve fare la diagnosi. Da 14 anni abbiamo uno strumento eccezionale da un punto di vista epidemiologico, che è il registro TAOS, un registro messo su da alcuni colleghi, tra cui me stesso, ma questo è marginale, 14 anni fa, soprattutto con l'aiuto di Pfizer, che questi 14 anni ha consentito la penetrazione in tanti ambienti di questo registro. E grazie anche al registro, ora sappiamo che la faccia della malattia, sotto il profilo fenotipico, è diversissima, considerando le diverse nazioni. In linea generale, vedete, la malattia ha una faccia, cioè un fenotipo neurologico nella metà dei casi, un fenotipo cardiologico in un quarto, un fenotipo misto in un altro quarto, il che vuol dire che il cuore di riffa o di raffa è interessato nella metà dei casi. Questo però non è vero negli Stati Uniti, dove vedete prevale il rosso e il giallo, cioè prevale il fenotipo cardiologico, incredibilmente. Non è vero in Portogallo, non è vero in Svezia, dove prevale intensamente il fenotipo neurologico,
Nell'Europa continentale siamo vicini ai valori medi che Testelli ha detto. L'Italia è fonte di eterogeneità, se non altro per ragioni storiche, decine di invasioni dal nord e dal sud, da popoli più o meno barbari, incroci più disperati fra etnie diverse. Questo non può non portare a un mescolamento genico. In Italia, per quello che riguarda la forma variante della transtiretina, esistono almeno 7-8 zone endemiche, il che vuol dire che se abiti in questa zona endemica, mi riferisco all'Emilia-Romagna e alla Toscana, che conosco meglio, devi essere al corrente che esiste una endemia di una certa mutazione, in questo caso 1068. Quindi il tuo approccio al paziente non può prescindere da questa componente culturale che rende la probabilità di malattia da transtiretina variante molto più alta che non nella media. Come fare la diagnosi? Come in tutte le malattie, ma in questa in modo particolare, i pilastri della diagnosi, cioè i gradini della diagnosi, sono tre: il sospetto, la diagnosi di certezza e la diagnosi etiologica. Tutti e tre estremamente importanti. Il sospetto però è l'elemento fondamentale, come in ogni diagnosi, soprattutto in questa. La diagnosi in origine è un atto creativo, intuitivo e artistico, non ha nulla a che fare con la scienza, ha più a che fare con l'intuizione del medico. Nel caso dell'amiloidosi, questo è facilitato il sospetto dall'esistenza di parecchi red flags, cioè di parecchi rilievi ad alta specificità che dicono al clinico: attenzione, il tuo paziente può avere un'amiloidosi. Le recenti linee guida della Società Europea di Cardiologia giustamente propongono una checklist, quindi un elenco di red flag, come vedete, extracardiache o cardiache. Scorriamole molto brevemente: polineuropatia, disautonomia, macroglossia, sordità, tumore carpale bilaterale, rottura del bicipite, stenosi del canale lombare, problemi oculari, family history, non così frequentemente, insufficienza renale o proteinuria a carico della forma L rispetto alla forma TTR, e altrettante anche a livello cardiaco. Allora, un suggerimento per capire meglio la ragione della red flag è che per capire, scoprire, stanare le red flag, tu devi avere tre atteggiamenti mentali. Il primo è visitare il tuo paziente con una mentalità che è cardiomyopathy oriented, il che vuol dire con una mentalità internistica. Qui lo specialista deve riscoprire la medicina interna, quella che 60 anni fa si è sgretolata nelle specialità e nelle subspecialità, per ricercare segni che magari sono ortopedici, neurologici. Poi deve essere attento alla infiltrazione che si nasconde dentro l'apparente ipertrofia, e poi deve essere abile il clinico a rilevare le discrepanze. Avere la mentalità internistica vuol dire nella propria mente farsi una sorta di checklist di fronte al paziente con possibile cardiomiopatia amiloidotica, per andare a stanare tutti i segni e sottosegni che qui sono sintetizzati, che non ho nessuna intenzione di analizzare, se non per sottolineare come recentemente si è capito che almeno tre segni, la rottura frontale del bicipite, la stenosi del canale lombare e soprattutto il tunnel carpale bilaterale, avevano un incredibilmente utile significato di red flag. In uno studio recente fatto qui in Emilia, e lo sottolineo perché i nostri colleghi di medicina del lavoro sono riusciti a disegnare queste dotted line, che vuol dire la prevalenza del tunnel carpale nella popolazione di base di due regioni, quindi almeno 1 milione di persone normali screenate. Sovrapposto a questo valore di normalità, guardate la prevalenza del tunnel carpale della L e delle ATTR. Nella L non c'è differenza con la popolazione normale, quindi col valore atteso. Nella TTR, vuoi mutata, vuoi senile, soprattutto se c'è coesistente una cardiomiopatia, la prevalenza aumenta di 5, 7, 8, 12 volte. E la diagnosi di tunnel carpale precede di almeno 5-7 anni la diagnosi di cardiomiopatia. Questo ha un importante significato. Significa che se tu, cardiologo, ti metti a osservare la realtà qui a destra, cioè alla fine, e vedi un paziente con cardiomiopatia che magari supponi ipertrofica, devi chiedergli se ha avuto un tumore carpale,
perché se l'ha avuto, se è maschio, se ha più di 60 anni, beh, la tua diagnosi generica di ipertrofica è sbagliata. Questo paziente ha al 90% una cardiomiopatia amiloidotica. Ma se tu sei medico di base, di famiglia, se tu sei ortopedico, se tu sei il chirurgo che opera il tunnel carpale, e quindi ti poni qui, devi essere consapevole che magari al momento non c'è ancora la cardiomiopatia, ma devi seguire il paziente nel tempo, facendo ad esempio un eco di 2 anni. Il furbo e astuto medico clinico sa che questa apparente ipertrofia, vedete il cuore, l'aumento di spessore del setto, della parete posteriore, non è ipertrofia, perché sotto le mentite spoglie dell'ipertrofia si nasconde l'infiltrazione. Perché è infiltrato questo miocardio e non semplicemente ipertrofico? Perché vedete dov'è l'aumento di spessore? Anche nella parete minore del ventricolo destro, anche nel setto interatriale, coesiste un piccolo versamento pleurico, è aumentato di larghezza anche la valvola mitrale. E questo è un segno di infiltrazione della valvola. Questa è una grandissima red flag. Poi attenzione alle discrepanze. Devi cercare le discrepanze. La classica discrepanza che già imparammo a scuola 30-40 anni fa è quella di trovare un soggetto con apparente ipertrofia che ha in realtà dei bassi voltaggi all'elettrocardiogramma, bassi voltaggi del QRS. Questo però, attenzione, non è sempre vero. Questo è uno studio recente che Francesco Tappelli, in collaborazione con tanti centri, tra cui anche noi, sta portando avanti in questi mesi. Sono già stati screenati quasi 500 soggetti e il risultato, vedete, è molto interessante, perché i bassi voltaggi sono più della metà dei casi nella L, ma sono solo un terzo della transtirettina. Laddove invece è costante, questo alterato rapporto fra l'elettricità complessiva, il QRS score, e lo spessore ecocardiografico. Cioè, quindi il messaggio è che il paradigma è cambiato, non dobbiamo più cercare il basso voltaggio, dobbiamo cercare un abnorme rapporto, quindi una discrepanza, fra la massa elettrica e la massa anatomica, e essere consapevoli che sono compatibili per la diagnosi anche ECG con una lieve ipertrofia addirittura, o con un ritardo di conduzione intraventricolare sinistra. L'altra red flag è rappresentata dai biomarcatori NT-proBNP e troponina. Nella forma ATTR, sto parlando di questa, non esiste un biomarcatore principe che fa la fortuna della diagnosi nel mondo della EB, cioè degli ematologi, che è rappresentato dal dosaggio plasmatico delle catene libere e dell'immunofissazione. Qui non c'è nulla che ti dica direttamente che è presente una patologia della transtirettina. Qui però ci sono osservazioni sistematiche che ti dicono che non solo nella L, ma anche nella TTR, il valore plasmatico di NT-proBNP è incredibilmente alto e va di pari passo con la gravità, come anche il valore di troponina è stabilmente molto elevato. Quindi questi sono due utili indiretti biomarcatori. E la ragione è che nel caso del cuore infiltrato da amiloidosi, il messaggio a produrre NT-proBNP non viene solo dall'emodinamica, cioè dallo stretching di parete, è diretto, chimico, è il precursore addirittura dell'amiloide che esercita un'azione tossico-irritativa sulla miocellula, il che vuol dire che la cardiomiopatia amiloidotica è sì una cardiomiopatia cronica infiltrativa, ma è anche una cardiopatia acuta tossica, laddove l'agente tossico è la proteina precursore. Quindi, cari colleghi, diceva Sir Arthur Conan Doyle, ovviamente per bocca di suo padre, il creatore di Sir Arthur Conan Doyle, che le caratteristiche ideali di un detective sono le stesse di un medico bravo: saper osservare, saper dedurre, avere cultura, cioè cultura tecnica e cultura specifica, ma anche cultura generale, e essere in grado di percepire le discrepanze, le incongruenze sulla scena del crimine, alias al letto del paziente. Se hai queste caratteristiche, sarai sicuramente premiato nella diagnosi precoce di amiloidosi cardiaca. Ho finito e mi scuso forse per... No, no, professore, è sempre un piacere enorme ascoltarla anche su argomenti tecnici così
perché sono spiegati davvero in modo che tutti possano comprendere. Poi il riferimento alla diagnosi di sospetto come artistica, un'arte che dovrebbe essere sviluppata da ogni nostro giovane medico, è straordinaria. Riscoprire la medicina interna, segni e sintomi, oltre all'ultraspecializzazione a cui andiamo incontro adesso, veramente sono cose su cui bisognerebbe riflettere. E spero di poterlo fare insieme a due giovani super esperti in materia, Marco Canepa e Francesco Cappelli, che ci racconteranno un pochino dei percorsi diagnostici, diciamo anche l'interesse nell'integrare poi la grande quantità di dati tra due scuole come le loro, e anche le loro esperienze sull'importanza della multidisciplinarietà di cui il professor Perilongo prima ha accennato. Ti lascio. Direi che ringrazio dell'invito. Francesco allora si affianca a me, abbiamo deciso in questa modalità. Ringrazio ancora per l'invito a questo prezioso incontro tra di noi e vengo a parlare dopo il professor Rapezzi, sempre difficile perché è un po' colui che in Italia comunque ha, in Italia e nel mondo ha consentito tanti degli sviluppi e delle conoscenze su questa malattia. Per cui io quindi colmo alla mancanza di saggezza dandovi anche dei numeri, un po' l'aspetto scientifico della patologia che oggi abbiamo in parte trattato, perché poi il collega Francesco Cappelli racconterà alcuni casi che esemplificano poi i numeri che io in qualche modo vi renderò presenti. Alcune cose sono state dette, il 95% dei casi di amiloidosi cardiaca, che qua vedrete abbreviato come CA, è essenzialmente legato alle forme da catene leggere e a quelle da transtiretina. Io quando faccio questa affermazione tengo sempre a precisare appunto la fonte di queste proteine che appunto infiltrano gli organi e poi arrivano a infiltrare il cuore. La fonte è una cellula del sangue impazzita nelle forme AL e il fegato, una proteina impazzita, la transtiretina, nelle forme della transtiretina. Tendo sempre a precisare il fatto che la prognosi di questi due fenotipi è brutta in entrambi i casi, ma la prognosi di una forma a catene leggere sono pazienti che spesso in qualche mese perdono la vita. Quindi è un peccato non diagnosticare questa malattia ed è soprattutto un peccato non diagnosticare la forma L o confondere una forma della transtiretina con una forma L. Su questo vedremo che il dottor Cappelli poi ci racconterà di alcuni casi. Quindi diciamo abbiamo dei tool facili da utilizzare, ma bisogna metterli in mani appropriate, perché sbagliare una diagnosi significa sbagliare una terapia e significa perdere tempo prezioso. Perché siamo noi cardiologi a parlarne? Perché queste amiloidosi interessano vari organi, ma il cuore diciamo è spesso interessato, e quindi noi cardiologi siamo chiamati a parlarne. L'altro aspetto è che, come potete vedere, c'è sempre un ritardo diagnostico sia nella forma catene leggere sia in quella della transtiretina, e se ne è già parlato, diciamo il ritardo alla diagnosi è molto elevato, nel 40% dei casi oltre i 12 mesi, il 70% dei pazienti sono visti da oltre due medici, e la maggior parte delle diagnosi poi sono fatti da ematologi, nefrologi e cardiologi, come Alberto ci ha detto a Padova. Il core del business è in queste tre specialità. La cosa che io sottolineo di questo lavoro, che è un lavoro semplice, ma quello fa vedere, che vi faccio notare, è dopo essere andati la prima volta dal loro medico, diciamo ci sono vari specialisti consultati. In rosso vedete il cardiologo, nonostante diciamo l'ignoranza che il professor Rapezzi sottolineava prima. Tant'è i pazienti si fidano del cardiologo, quindi è anche la nostra responsabilità quella di diffondere in mezzo ai cardiologi una cultura, perché il cardiologo è una figura diciamo dove i pazienti si rivolgono molto frequentemente. E quello che si diceva prima, i sintomi compaiono molto spesso. Questo è un bel lavoro, fa vedere, se vedete, al tempo zero, il momento della diagnosi, e fa vedere che tutti questi pazienti, questa è la forma L nello specifico, hanno sintomi che compaiono molti, molti, molti anni prima, da 5-6 anni prima della diagnosi, e vedete che ce n'è per tutte le specialità, nel sistema nervoso, spesso il nervo periferico in azzurro, vedete in alto a sinistra. Per quanto riguarda il cuore, vedete, i sintomi sono aritmie oppure difficoltà al respiro. Le difficoltà al respiro, vedete in viola,
qualcosa compare anni prima, è un sintomo molto specifico, quindi è per questo che noi qualche volta nei cardiologici caschiamo, perché tendiamo ad attribuire queste aritmie o questa difficoltà respiratoria a altre patologie che sono più comuni dell'amiloidosi. Questo è un cartoon che mi piace sempre presentare perché, vedete, racconta la storia alla diagnosi di un paziente con transtiretina, in questo caso invece, e vedete che la diagnosi è il verde, che vedete in basso a destra, quello che succede nell'anno prima è un crogiolo di eventi che, ribadisco, sono eventi molto aspecifici, di difficoltà a respirare, qualche aritmia, e quindi per questo che spesso c'è un ritardo, perché sono problematiche che noi vediamo spesso nella nostra pratica clinica e tendiamo a attribuire altre patologie. Perdonate il ritardo delle slide. Quindi per arrivare un po' a quello che di cui dovevamo parlare, che è essenzialmente parlare di percorsi diagnostici, la storia naturale è essenzialmente una storia di una malattia progressiva, una fase asintomatica, una fase dove c'è un danno d'organo e una fase dove ci sono dei sintomi. Un po' lo scopo qual è? Lo scopo in questo contesto è quello di fare una diagnosi precoce, possibilmente per iniziare trattamenti precoci e migliorare la sopravvivenza dei pazienti. Per far questo effettivamente bisogna capire dove sta andando l'amiloidosi. Adesso è la parte dell'amiloidosi cardiaca, adesso è la parte della mia relazione dove do un po' di scenari di quello che sta succedendo e dove stiamo trovando i nostri pazienti. Questo mi fa piacere citarlo, queste sono prevalenze, vedete è uno sforzo fatto insieme a tanti centri italiani, 15 centri italiani dove abbiamo raccolto dati sull'uso dei beta bloccanti, ma quello che fa vedere è che a partire dal 2016, dal 2020, la forma più prevalente che noi oggi diagnostichiamo è quella da transtiretina mutata, vedete, con la WT wild type, oggi ne abbiamo sentito parlare. E ancora più solidi sono i dati dell'esperienza, del collega qua a mia fianca, dell'esperienza di Firenze, che fa vedere come dal 2010 in poi, per le forme in grigio AL e arancione TTR mutata, ci sia un numero sostanzialmente stabile di diagnosi, mentre quelle che crescono in modo assai significativo sono le diagnosi di transtiretina wild type. E questo in parte è stato già detto, il motivo per cui questo sta succedendo. Essenzialmente perché prima era considerata una malattia di cui la diagnosi era difficile, bisognava fare la biopsia e non c'erano trattamenti, mentre oggi questa è una malattia che possiamo fare diagnosticare in modo non invasivo e per cui abbiamo trattamenti. In questo senso i due lavori di svolta, che non vado nel dettaglio a commentare, ma che sono, diciamo, le pietre miliari su cui si fonda la diagnosi e la terapia di questa malattia, sono questi due. Vedete, mi interessava far vedere le date di pubblicazione 2016-2018 e il picco di diagnosi che comincia a crescere dopo questi anni. L'altro aspetto che oggi volevo affrontare con voi appunto è dove noi stiamo trovando i pazienti con questa forma di patologia. Sono pazienti che spesso hanno delle malattie nelle quali si insidia, si nasconde l'amiloidosi. E quali vedete elencati sono lo scompenso cardiaco a frazione di ejezione preservata in azzurro, le stenosi aortiche e la cardiomiopatia ipertrofica. Farò un punto su ognuna di queste patologie, è un punto appunto, vi darò qualche numero, ma credo sia importante per poi far vedere due o tre slide in fondo dove potremo indirizzare invece i nostri sforzi. Lo scompenso cardiaco solitamente si pensa a cuori che non pompano, è quello che vedete a sinistra, un cuore che fa fatica a pompare, che non spinge. Il cuore dell'amiloidosi, come vedete a destra, è un cuore che invece continua a pompare, ma è molto rigido. Ed essendo molto rigido, di fatto dà lo stesso problema che dà il cuore di sinistra, dà fatica a respirare, congestione e accumulo di liquidi nel corpo. Quello che noi oggi sappiamo è che nel cuore che vi ho mostrato di destra, quindi con la funzione di pompa che funziona, nel 15%, fino al 15% di questi cuori hanno sottostante nascosta un'amiloidosi cardiaca. E questa è maggiormente presente se è presente questa ipertrofia ventricolare e le red flags di cui ci ha parlato il professor Rapezzi. Ma il dato importante che voglio sottolineare con voi è che spesso oggigiorno questi pazienti, questi sono dati del mio ospedale, vengono visti anche in reparti al di fuori della cardiologia, spesso anche nelle medicine interne. Quindi questo è il mio primo messaggio. Vedete, questa è una survey del mio ospedale. Quello che fa vedere, essenzialmente, guardate a sinistra in azzurro, lo scompenso che noi ricoveriamo nel nostro ospedale è maggiormente rappresentato da quello a sinistra del cuore che non pompa, è rappresentato il 60% in azzurro. Le medicine interne invece vedono preferenzialmente i pazienti che hanno uno scompenso cardiaco col cuore spesso ma che pompa, e lo vedete rappresentato a destra.
Questo perché è un messaggio secondo me importante. Un messaggio importante per, non è solo del mio ospedale, ma adesso ho l'opportunità di analizzarlo anche in una grossa corte svedese. Di nuovo, qua sono dati di oltre 60.000 pazienti con scompenso in Svezia. Porto subito all'informazione, guardate la riga viola, che è lo scompenso cardiaco con la funzione che pompa. Vedete i quadrati viola sono la cardiologia, una prevalenza del 20-25%, e vedete negli anni dal 2000 al 2016 come la prevalenza invece aumenti significativamente nei reparti di medicina interna, quelli non cardiologici. Vedete i pallini viola che dal 20 arrivano al 28, al 31, al 36% dei pazienti scompensati ricoverati nelle medicine interne. Credo questo sia un messaggio importante perché aggiunge a questo tavolo altri giocatori che sono gli internisti, che quindi vedono sempre di più pazienti che possono aver nascosto un'amiloidosi sotto e quindi che devono essere informati della possibilità di questa malattia e coinvolti sempre di più nel percorso diagnostico e terapeutico di questi pazienti. L'altra malattia comune dove abbiamo imparato si nasconde sotto l'amiloidosi cardiaca, spesso la transtiretina, è quella della stenosi aorta. Questo è un paziente recentemente ricoverato da noi, vedete, potete apprezzare questa cosa di diciamo, ora non ho il pointer, ma potete apprezzare nella figura a sinistra una cosa che si apre e chiude, calcifica, è la valvola aortica che non si apre, questo è un paziente che deve andare a impiantare una protesi che oggigiorno noi possiamo mettere al posto della valvola nativa senza aprire il torace, passando per i vasi, dai vasi diciamo dell'inguine e senza dover aprire il torace del paziente. Questo cosa vuol dire? Che oggigiorno noi facciamo tantissimi interventi, abbiamo l'opportunità di trattare sempre più questi pazienti. Quello che sappiamo dalla letteratura sull'argomento è che anche in questa popolazione fino al 15% dei pazienti ha quella che noi chiamiamo una dual pathology, quindi esiste una stenosi aortica ma insieme sotto quel cuore spesso ci sta anche una amiloidosi cardiaca. E questi pazienti hanno alcune caratteristiche su cui non entro in dettaglio, ma quello che vi volevo appunto far notare è che oggigiorno noi possiamo impiantare protesi in questi pazienti senza dover aprire il torace e che se un tempo siamo partiti nel farlo, diciamo, dai pazienti a elevato rischio operatorio chirurgico, quindi pazienti che il chirurgo rifiutava di aprire per fare una sostituzione aortica, oggigiorno, come vedete in basso, questa terapia si applica essenzialmente a tutti i pazienti che hanno più di 75 anni dalle nuove linee guida. Quindi anche i pazienti a basso rischio di stenosi aortica vanno incontro a un intervento non di apertura ma di impianto della protesi. Perché sottolineo questo? Perché questa è una popolazione in continua crescita e quindi una popolazione anche questa interessante da andare a investigare per diagnosticare sempre più precocemente una possibile dual pathology, quindi una copresenza di amiloidosi cardiaca. E infine la cardiomiopatia ipertrofica, voi se andate a cercare cardiomiopatia ipertrofica su Google, quello che trovate sono le morti improvvise degli atleti. Sono pazienti che hanno forme di cardiomiopatie con cuori spessi legate a mutazioni geniche e spesso causano aritmie con morte improvvisa. Qua ne vedete rappresentato però uno diagnosticato recentemente nel mio centro e vedete la cosa che vi sorprende è sono i 69 anni di età sotto. Fa un'ecografia, sembra una cardiomiopatia ipertrofica, di fatto questo non è una cardiomiopatia ipertrofica, ha caratteristiche di cardiomiopatia ipertrofica ma in realtà non è una cardiomiopatia ipertrofica e i dati a supporto di questo vengono da un grosso lavoro fatto dai colleghi milanesi e fiorentini, dove rapidamente cosa vi faccio vedere? Il grafico mostra come all'aumentare dell'età, questi erano oltre 300 pazienti mandati nei centri di Milano e Firenze per una diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica, quindi la malattia della morte improvvisa dei giovani. Come potete vedere, in realtà rivedendo queste diagnosi, oltre i 60 anni, in realtà queste si sono rivelate non essere cardiomiopatia ipertrofica, ma essere in realtà amiloidosi cardiaca. Quindi una patologia era stata confusa per un'altra. E questo ribadisco in pazienti inviati a centri di riferimento nazionali. E come potete vedere, oltre il 20% dei pazienti oltre 70 anni di età non ha una cardiomiopatia ipertrofica, ma un'amiloidosi cardiaca. Quindi questa è una popolazione crescente, vedete, nei pazienti a cui noi diamo un'etichetta di cardiomiopatia ipertrofica ma che diagnostichiamo in tarda età, bisogna stare molto attenti perché in realtà possono non essere cardiomiopatie ipertrofiche ma in realtà amiloidosi cardiache. Perché questo è rilevante? Questa è un'analisi che ho avuto opportunità di fare sul più grosso database di cardiomiopatia ipertrofica del mondo e come potete vedere l'età alla diagnosi di questa malattia nel mondo sta crescendo in modo molto significativo.
Cosa vuol dire? Che oggigiorno, vedete in basso a sinistra, l'età media a cui viene fatta questa diagnosi è 52 anni e se guardate a destra, inoltre il 60% dei casi, la diagnosi avviene oltre i 40 anni e inoltre il 20% dei casi oltre i 60 anni. Quindi se unite quello che ho detto prima a questo, cosa vuol dire? Vuol dire che forse stiamo chiamando cardiomiopatia ipertrofica qualcosa che non è cardiomiopatia ipertrofica, ma amiloidosi cardiaca. O comunque questa possibilità è da tenere sempre, sempre più in considerazione. Quindi andare a vedere se queste cardiomiopatie ipertrofiche, diciamo anziane, in realtà non siano in fondo amiloidosi cardiache nascoste. Vengo alle mie ultime diapositive, che sono un po' invece, diciamo, vogliono essere un po' provocatorie, ma è giusto, credo, anche fare questo. Noi abbiamo questo strumento della scintigrafia per fare la diagnosi non invasiva dell'amiloidosi della transtiretina e queste sono un po' le condizioni di cui vi parlavo, la stenosi aortica, lo scompenso con la pompa che funziona, l'ipertrofia non sconosciuta. Se andiamo a vedere gli studi in letteratura, quello che vi dicevo, tra un 10 e un 15% di questi fenotipi, diciamo, di queste malattie, nascondono sotto un'amiloidosi cardiaca nel più delle volte da transtiretina. La cosa che mi interessa criticamente sottolineare con voi è l'età alla diagnosi di questi pazienti. Vedete, quando andiamo a cercare nella popolazione della stenosi aortica, spesso la diagnosi di transtiretina viene fatta a 86 anni. Nel paziente con lo scompenso cardiaco a frazione di lesione preservata, la diagnosi viene in media fatta all'età di 83 anni. Nel tunnel carpale 82, nell'ipertrofia non spiegata a 75 anni. Credo che queste da sole arrivino le considerazioni alla vostra mente, nel senso se stiamo facendo veramente un buon lavoro o no in termini di prevenire e possibilmente trovare pazienti che meritino trattamenti specifici. Sono pazienti che noi diagnostichiamo oltre diciamo l'età di aspettativa di vita, quindi qualcosa si può migliorare nel senso di altre iniziative, ci sono tante iniziative nel mondo della stenosi aortica, tante iniziative nel mondo di questo scompenso a frazione di lesione preservata, ce n'è una mondiale in corso. Volutamente vi faccio vedere due iniziative italiane invece che credo vadano in direzione giusta, cioè sono quelle di andare a scavare nell'ipertrofia ventricolare sinistra non spiegata, dove riusciremo probabilmente a trovare pazienti con amiloidosi cardiaca a un'età più interessante in termini di possibile impatto prognostico della nostra diagnosi e anche terapeutico. Questa è un'iniziativa di nuovo nazionale, capitanata dai colleghi di Trieste. Quello che fa vedere essenzialmente sono stati presi 5.000 ecocardiogrammi fatti in 15 giorni in 13 centri italiani e vedete che scavando, i casi che possono andare a avere almeno tre di queste red flags di cui abbiamo sentito parlare, sospette per amiloidosi cardiaca, arrivano a essere l'1% del totale, ma il 5% di quelli che hanno un'ipertrofia ventricolare sinistra. Ribadisco, questi sono pazienti che hanno caratteristiche che suggeriscono la presenza di una cardiomiopatia amiloidotica, non hanno ancora una diagnosi definitiva, il progetto sta andando avanti e si pone l'obiettivo di vedere di quanti di questi 5.000 ecocardiogrammi alla fine avranno una amiloidosi cardiaca nascosta. Credo sia un progetto importante e che aiuterà appunto ad andare verso la direzione di trovare quali siano poi i pazienti che hanno nei nostri laboratori di ecocardiografia che hanno una amiloidosi cardiaca sospetta e poi confermata. Un'altra iniziativa che stiamo portando avanti insieme appunto di nuovo un'iniziativa multicentrica è questo progetto che ha l'acronimo di Diamond. Essenzialmente lo scopo del progetto è relativamente semplice, è capire quali sono i percorsi che hanno portato i pazienti alla diagnosi di amiloidosi cardiaca. Capendo quali sono i percorsi, noi riusciamo a capire probabilmente meglio quali sono le caratteristiche, quali sono i percorsi che riescono a individuare i pazienti nelle fasi più precoci e quindi i percorsi potenzialmente da potenziare e da implementare. E questo è un lavoro che stiamo facendo appunto con l'obiettivo di arruolare quasi 1.000 pazienti con amiloidosi cardiaca transtiretina visti nei centri di riferimento di tutta Italia e in cui crediamo molto. Ho finito, le mie conclusioni sono che l'epidemiologia della amiloidosi è poco conosciuta, la forma TTR wild type sta diventando rapidamente la più prevalente, ma lavori di registro e studi sono assolutamente necessari. Effettivamente ci sono delle patologie note a noi cardiologi, lo scompenso a frazione di lesione preservata, la stenosi aortica o la cardiomiopatia ipertrofica dell'anziano, che stanno modificando la loro epidemiologia e che spesso sottendono un'altra malattia come l'amiloidosi cardiaca. In questo senso coinvolgere bene i reparti di medicina interna e i laboratori di ecocardiografia
può essere molto molto rilevante. La scommessa un po' di molti dei centri italiani che lavorano in rete è quella di andare a lavorare sull'ipertrofia ventricolare sinistra non spiegata, cioè su pazienti che hanno cuori spessi ma senza cause ben identificate, per andare a capire in questi pazienti quanti possono avere in realtà una amiloidosi cardiaca nascosta e potenzialmente prenderli in carico e iniziare per loro un percorso terapeutico. Io vi ringrazio dell'attenzione. Innanzitutto grazie agli organizzatori per avermi dato l'opportunità di essere qui e grazie a Marco per aver così ben introdotto l'argomento. Io farò una presentazione molto meno ortodossa, perché ho deciso di far vedere fondamentalmente dei casi clinici per spiegare come tutto quello che noi abbiamo già visto, elencato da Marco, elencato dal professor Rapezzi, poi venga applicato nella vita di tutti i giorni. Come precedentemente detto, la amiloidosi è una malattia multisistemica, sia nella sua forma AL, che nasce come multisistemica, un po' meno nella transtiretina wild type, in cui il cuore la fa da padrone, ma come vedremo successivamente ci sono tutta una serie di interessamenti tenosinoviali, quindi dei tendini del tunnel carpale, del legamento flavo del canale vertebrale. E la transtiretina mutata invece presenta sicuramente un doppio livello di interessamento, quindi neurologico, sia disautonomico che di neuropatia periferica e cardiaco. Scusatemi, c'è un certo gap. Ok. Come precedentemente visto, ci può essere un interessamento di molti organi. Questo è il punto di partenza che porta a far sì che il soggetto con amiloidosi cerchi un contatto medico, spesso senza una soddisfazione diagnostica, con molti diversi professionisti. Quello che diceva il professor Rapezzi, cioè che deve essere un approccio internistico, quello alla base per poter fare la diagnosi, è estremamente corretto. Come potete vedere, ci può essere un interessamento oculare, dei tessuti molli, della lingua, del tunnel carpale, polmonare. Quindi ovviamente ogni singolo apparato che vi viene in mente può essere interessato. Riconducendo al mondo della transtiretina wild type, noi abbiamo due grossi mondi, come dicevo prima: la transtiretina mutata, quindi la sua versione variante, può avere un interessamento puramente cardiologico, come la mutazione toscano-romagnola L68LEU, oppure come la VAL122, che è un tipo di mutazione che colpisce principalmente i neri americani, ma ci sono fenotipi puramente neurologici, quindi esattamente all'opposto, con interessamenti disautonomici di neuropatia, oppure fenotipi misti, che possono dare fenotipi di caratterizzazione molto sovrapposti. Qual è il ruolo del medico? Riuscire a mettere insieme tanti tasselli, cioè il paziente non si presenta mai con una singola caratteristica patognomonica. Il paziente con l'amiloidosi di solito è un libro giallo in cui ognuno deve mettere insieme più di un indizio per poter portare a casa la diagnosi, e per questo vi farò vedere alcuni casi, alcuni più fortunati, alcuni meno fortunati. In questo caso un uomo di 77 anni, un uomo con già una cardiopatia, quindi un uomo già ampiamente seguito nella cardiologia, principalmente perché affetto da una cardiopatia ischemica. La cardiopatia ischemica è di vecchia data, compare nel circa nel 2004, lui fa più rivascolarizzazioni nel 2016 e nel 2017. Nel 2020, del tutto inaspettato, un uomo con questa storia alle spalle, sviluppa anche una fibrillazione atriale, che viene trattata con un anticoagulante diretto. Riferisce però una cosa importante su cui chi si occupa di amiloidosi ormai si è edotto di questa caratteristica, ma che deve essere fondamentale in tutte le persone che possono avere a che fare con questi tipi di pazienti, cioè il paziente improvvisamente non ha più bisogno di una terapia ipotensivante che aveva fatto per tutto l'arco dell'esistenza. Inoltre era stato operato, e questa cosa va sempre chiesta, di tunnel carpale bilaterale in un uomo anziano senza nessuna predisposizione lavorativa. Inoltre era stato anche operato di protesi d'anca bilaterale e ad un esame obiettivo molto semplice aveva una rottura dei tendini della spalla sinistra. Si ricovera ottobre del 2020 per un episodio di edema polmonare
e successivamente, un paio di mesi dopo, esegui una ecocardiografia in cui viene posto l'accento su una ipertrofia concentrica non spiegata, ma con un aspetto tipico, cioè quello del granulo sparking. Viene sospettata l'amiloidosi, viene inviato presso il nostro centro, esegue una scintigrafia miocardica, una captazione elevata, perugini 2-3, non ha componente monoclonale all'immunofissazione plasmeurina, le catene leggere sono la norma, falla genetica è negativa, mutazioni a transtiretina non se ne trovano, e quindi diciamo che da ottobre 2020 in tavola un percorso, a febbraio 2021, un tempo relativamente breve, ottiene una diagnosi giusta. E questo è come dovrebbero andare le cose. Tuttavia, in questo modo si possono vedere che la diagnosi è stata fatta anche verosimilmente integrando l'aspetto cardiologico con l'extracardiaco. E questa è una cosa su cui io pongo particolarmente l'accento, soprattutto in altri casi. Cioè nell'integrare, cioè prendere il paziente come un unicum. Parliamo di questo signore, molto giovane, 49 anni. 3 anni prima della ovvia diagnosi di amiloidosi, comincia a manifestare, in seguito a un periodo particolarmente stressante, disfunzione erettile. Fa accertamenti urologici, non trovano niente di strano, lo trattano farmacologicamente e non pongono particolarmente l'accento sul problema. Lui comincia a manifestare anche un lieve affanno per sforzi che precedentemente aveva ben tollerato. In questo caso non è stato scritto, ma aveva fatto una prova da sforzo, aveva escluso una componente ischemica. L'ecocardiogramma era stato refertato come normale, ma di fatto un uomo con una corporatura non enorme aveva già spessori che forse normali non erano, perché il setto interventricolare già raggiungeva i 12 mm. Un anno e mezzo dopo, cioè 16 mesi prima della diagnosi, comincia a manifestare una diarrea giornaliera, esegue una colonoscopia che non fa vedere grosse cose, esegue il test per la celiachia che viene negativo, ma nell'arco dei successivi anno e mezzo, 2 anni, questo signore perde 26 kg di peso e quindi la cosa viene oggettivamente attenzionata. Di nuovo, nello stesso periodo, comincia a manifestare episodi di ipotensione e ipotensione ortostatica sintomatica fin quasi allo svenimento. Un anno prima della diagnosi, in seguito a esami ripetuti per questa problematica della diarrea e del dimagrimento, esegue anche la ricerca di una componente monoclonale che viene trovata con un forte disequilibrio con delle lambda molto aumentate. Non viene posto l'accento su questa cosa. 10 mesi prima della diagnosi comincia a avere formicolie e parestesie dolorose agli arti inferiori, fanno elettromiografia e il quadro elettromiografico depone per una CIPD, cioè una polineuropatia da flogosi cronica. A questo punto il paziente viene inquadrato in una problematica neurologica periferica, per cui viene posto l'accento sulla disautonomia, viene posto l'accento sulla sospetta CIPD-like, esegue una rachicentesi che, con un quadro abbastanza tipico di sovrapposizione fra CIPD e amiloidosi, dà la presenza di bande monoclonali e una proteinorrachia che è comune a entrambe le patologie. Di fatto il paziente viene etichettato con una CFD, comincia a essere trattato con cortisone ad alto dosaggio e immunoglobuline, ma non migliora. Un mese prima della diagnosi, di nuovo riesegue gli esami, a questo punto viene posto l'accento su un NT-proBNP aumentato intorno a 1300. Fa una valutazione cardiologica, pongono il sospetto di amiloidosi. Viene inviata dal nostro centro e il paziente a questo punto si presenta con un cuore francamente infiltrato, 17 di spessori, una grave disfunzione diastolica del ventricolo sinistro, un TAPSE ancora normale. Viene eseguita una risonanza che conferma il sospetto di amiloidosi cardiaca, vengono di nuovo eseguiti esami ematici che a questo punto fanno vedere che lo scompenso è decisamente inveterato, con 5.000 di NT-proBNP contro 1.300 di un mese prima, quindi la patologia in questo momento sta galoppando. Viene iniziata una terapia specifica per l'amiloidosi cardiaca e per l'amiloidosi AL, che è stata diagnosticata tramite biopsia grasso periombelicale. Fortunatamente il paziente risponde, viene ottenuta una very good partial response, viene instradato in un successivo percorso di stabilizzazione della patologia con un trapianto di midollo autologo e a questo punto il paziente è a distanza dall'evento, sta bene, è in remissione completa e, come potete vedere, i segni di sofferenza cardiaca si sono del tutto risolti. Ho voluto sottolineare tutti i punti che dovevano
far pensare a una problematica correlata all'amiloidosi e che su cui forse non è stato posto sufficientemente l'accento. Cioè una persona giovane con un ecocardio che fa vedere una lieve ipertrofia, ma anche un impegno disautonomico, disfunzione rettile o una diarrea cronica con ipotensione ortostatica, sono tutte red flag che devono far sospettare una patologia. Questo perché, in parte, quello che diceva Marco, cioè se noi non anticipiamo la diagnosi, poi ci troveremo con pazienti con patologia avanzata che sarà difficile trattare. Ma in questo caso specifico, essendo una amiloidosi a L, tendo a ulteriormente focalizzare il fatto che spesso le amiloidosi a L non danno una seconda opzione. Questo paziente è riuscito a uscire bene da questo tipo di problematica perché aveva una malattia che di per sé si stava muovendo molto lentamente e quindi ha permesso di errare la diagnosi. Spesso errare la diagnosi di un paziente con amiloidosi a L è come condannarlo a morte perché non hai la possibilità di riagganciare il paziente successivamente. Come ultimo caso vi vorrei far vedere questo caso particolarmente caro a noi, una signora di 37 anni. Questa signora di 37 anni ha un'anamnesi familiare positiva per un'amiloidosi già tipizzata nella madre, una glicina 47 glutammina, con tuttavia riferita anche una morte verosimilmente dovuta a un'amiloidosi a fenotipo misto sia dello zio materno che della nonna. Questa all'epoca bambina non esegue mai il test perché questa famiglia devastata da tutti questi eventi luttuosi nega la problematica della malattia e quindi non viene instradata a controlli periodici. Di fatto questa ragazza arrivata verso l'adolescenza, subito dopo, intorno ai 20 anni, comincia a soffrire di disturbi di attacchi di panico, viene inquadrata come un problema psichiatrico e viene trattata con una terapia farmacologica atta a risolvere questi problemi. Di fatto, non essendo stata estradata in un follow-up presso un centro di riferimento, si perdono delle red flag importanti, cioè che questa ragazza viene operata di un tunnel carpale e comincia a avere perdite di coscienza ripetute, per cui progressivamente negli anni sempre più spesso entra in pronti soccorso diversi per episodi sincopali, semisincopali, fino a che nel 2018 un episodio sincopale fa sì che abbia un grave trauma cranico, per cui alla fine viene ricoverata in un ospedale per questo traumatismo e viene eseguito un ecocardiogramma che all'età di 34 anni mostra un ventricolo sinistro gravemente ipertrofico con una funzione devastata e un pattern restrittivo. A questo punto viene inviata presso il centro dell'amiloidosi, recuperando la storia della madre, viene effettuato un test genetico e si diagnostica la mutazione in questa ragazza, come nella madre, come nello zio, e viene già evidenziato un forte impatto cardiaco, ma anche un forte impatto neurologico, soprattutto volto al problema della disautonomia. Essendo una forma mista, avendo già un impegno neurologico, viene immediatamente messa in terapia con tafamidis, lo prosegue fino a aprile 2020, non c'è grande miglioramento clinico, la malattia purtroppo è stata presa tardi, la malattia prosegue. La paziente, che non riusciamo ad agganciare bene da un punto di vista umano, decide di sospenderlo spontaneamente, senza dircelo, per alcuni mesi nel tentativo di avere una gravidanza. Poi viene consigliata a dare maggior risalto alla problematica in atto per vedere di stabilizzare la malattia. Riusciamo a convincerla a intraprendere una terapia di seconda linea con patisiran a luglio del 2020. Dopo 3 cicli di infusione di patisiran, manifesta un grave episodio di insufficienza respiratoria non spiegato, esegue una valutazione in pronto soccorso, esegue un attack total body, niente che ricordi una reazione allergica, niente che ricordi un'embolia polmonare, tutti gli esami ematici vengono nella norma, però oggettivamente viene etichettato come un grave effetto avverso, per cui viene deciso insieme ai colleghi neurologi di sospendere l'infusione di patisiran. Mentre eravamo in attesa di ottenere la fornitura di inotersen, quindi la terza linea per iniziare il trattamento, purtroppo
La ragazza, con una morte improvvisa, notturna, ci lascia all'età di 37 anni, la stessa età della madre e la stessa età più o meno dello zio. Dove sono stati i problemi? Molti, moltissimi. In primis è stato sbagliato non prendere in carico la famiglia al momento della morte della madre. È vero che non c'erano, se non la bambina, a cui nessuno avrebbe mai fatto un test genetico, non c'erano parenti diretti disponibili, ma doveva essere ben chiaro che questa famiglia doveva essere presa in carico da un centro di riferimento e doveva essere sostenuta negli anni successivi. Questo ha fatto sì che avvisaglie possibili non fossero state correttamente identificate e che quindi la diagnosi venisse fatta molto tardi, quando le nostre opzioni terapeutiche erano ormai limitate per quanto riguarda l'efficacia. Perché questo ci deve insegnare qualcosa? Perché i centri che si occupano di amiloidosi devono essere dei centri, come ci ha fatto vedere Alberto, devono essere dei centri che si occupano di integrare molte professionalità, ma devono essere anche dei centri che devono essere disponibili a prendere in carico famiglie intere, perché sempre più spesso noi avremo pazienti, figli di pazienti o parenti stretti di pazienti in cui dovremo noi essere accoglienti e riuscire a fare counseling e riuscire a accogliere non solo il caso indice ma tutta la famiglia. Inoltre, secondo me, il centro di riferimento deve fare anche una opera di informazione nei vari ospedali periferici, strutture che si occupano di scompenso, cardiopatie, in modo che tutte le possibili red flag, anche quelle non prettamente cardiologiche, anche quelle che esulano un pochino dal nostro percorso, perché ogni cardiologo riesce a capire che il granuloma sparkling richiama l'amiloidosi, ma spiegare a un cardiologo che non si occupa di amiloidosi che un tunnel carpale bilaterale in un soggetto maschio di 70 anni che ha avuto una vita in cui non ha fatto un lavoro manuale, cioè quella è una qualcosa che deve essere integrato, come vanno guardate le rotture dei tendini, va chiesto se è stato operato per una stenosi del canale vertebrale, gli va chiesto se è svenuto, va chiesto se qualcuno nella famiglia ha sofferto di polineuropatie. Cioè il concetto è: dobbiamo essere multitasking, dobbiamo insegnare e noi stessi integrare informazioni che vengono da più apparati, e questo forse per il cardiologo clinico all'inizio non è la norma. Vi ho voluto portare questi tre casi per darvi un'idea di come può essere la real life di un centro come il nostro. Grazie. Allora, io intanto vi ringrazio perché è stato un bellissimo passaggio di palla tra il professor Apezzi e voi, anche con questi ultimi casi clinici, perché è un po' vuol dire far vedere come si deve tradurre quello che lui diceva, no? La diagnosi di sospetto, come deve procedere poi, come si deve arrivare ad una organizzazione. Avete parlato di la fondamentale opera di informazione su tutta la filiera che voi dovreste fare come centri esperti. Non dimentichiamo poi, quindi torniamo al discorso della comunicazione che su cui oggi ci stiamo impegnando, no? Poi avete non trascuriamo il fatto, era interessante capire i percorsi che hanno portato i pazienti ad arrivare alla diagnosi rapidamente e quindi costruire poi da questi un PDTA reale che possa andare a beneficio dei pazienti, perché torniamo al ragionamento che ha fatto vedere il professor Perilongo della famosa pallina che gira e che invece da flipper o comunque non deve essere, e questo vale all'interno dell'ospedale ma vale anche all'esterno per ogni regione. E poi era molto suggestiva e importante il discorso di prendere in carico la famiglia intera, perché avete fatto vedere come
questo sia un aspetto chiave. Io direi che lascerei la parola per le conclusioni a lei, professor Pedilongo, e per, da parte mia vi ringrazio ancora. Sì, le conclusioni, non esperto da amiloidosi, però allora le conclusioni che mi sento di dire, ripetendo per il punto di vista in cui i professionali mi hanno posto, no, di beh, allora, di condividere una cosa che mi sembra che anche per l'amiloidosi si stiano prospettando dei futuri di guarigione, forse come mai visti così chiari. E allora, e come l'ultimo caso che il collega ha fatto vedere, c'è di mezzo alla vita o alla morte. Ecco, se la diagnosi arriva in ritardo, se la diagnosi è sbagliata, se c'è un intervento. Per cui credo che... a noi, insomma, come medici, sentendoci chiamati a curare i malati, queste prospettive di dare il massimo, laddove specie per malattie rare ora si vedono dei futuri, beh, dovrebbe caricarci di entusiasmo e quindi perseguire nella strada che voi avete delineato, che mi pare di cogliere sia, se posso dire, a livello locale, evidente, no? Fare questa equipe, realizzarla, ma a livello nazionale creare una rete tra tutti i centri che di questo si interessano, ma perché queste reti siano intanto a servizio dei pazienti e perché poi generino tutta quella serie di enormi informazioni che credo la collaborazione sulle malattie rare permette di generare. E non solo, ma poi anche per presentarci in un panorama europeo forti di quell'esperienza, di quella qualità, di quella autorevolezza che nasce certamente dalla cultura, che nasce dall'esperienza e che nasce, dai, diciamocelo, dall'essere squadra tra chi, quei pochi, si interessano e sono degli esperti da amiloidosi. Ma è retorica, però c'è in gioco la vita dei pazienti qui, la qualità della vita, e questo deve caricarci di responsabilità anche deontologiche e poi di fantasia per trovare soluzioni che... a cui non possiamo tirarci indietro. Non c'è in gioco solo il prestigio professionale o un'istituzione, ma c'è qualcosa di più, e per cui ecco, credo che questo vada avanti. Sentite, io credo di dover anche concludere ringraziando tutti i relatori, un minimo imparato, faccio fatica ad imparare, ma poi ho imparato. Però dai, un ringraziamento lo diamo a Motore Sanità, che rende possibile queste cose, che è impegnata in questo e rende più facile questa comunicazione che ora deve essere totalizzante. Questo ci credo, la medicina comunicata comunque si coniuga il termine comunicare, per cui grazie a voi anche per aver reso possibile questa grazie. Chiedevo adesso i numeri, ci hanno seguito circa 300 persone sul web e diamo anche appuntamento a febbraio per un evento importante che... lo faccio pubblicità, pubblicità e progresso, pubblicità e progresso, però per la seconda volta l'azienda ospedaliera di Padova organizza quella che forse con un po' di pretese ha chiamato gli stati generali delle malattie rare di Padova, della città di Padova, quindi non vuole essere del mondo. Quattro articolazioni: uno, aggiornamento sugli aspetti normativi. Dovremmo avere il saluto del Ministro, poi tornerà l'onorevole Bologna e poi il Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, e poi il governo regionale locale sarà preso dalla Lanzarin, dalla Facchini. Focus poi sulla preparazione, perché università siamo, come la nuova generazione di personale medico deve essere preparato nel gestire le malattie rare, quale paradigma del futuro, gestire la complessità, gestire la crescita non a silos ma attraversale delle conoscenze, gestire gli strumenti della telecomunicazione. Poi. Secondo focus molto grande sulle reti europee, 5 anni, bilancio e prospettive, ci saranno i referenti italiani, ci saranno i referenti europei, ci sarà Dorazil che è il coordinatore a livello europeo dell'ERN, e poi tutta l'ultima sezione invece sulla ricerca, non tanto studio del gene A piuttosto del gene B, ma invece il ruolo, come generare ricerca e innovazione in un rapporto strutturale tra università, mondo del privato, capitale privato, come trasferire le conoscenze dai laboratori nostri
di ricerca alla produzione, questo è un tema a cui vogliamo confrontarci. Pubblicità in progresso, 23-24 febbraio, l'iscrizione libera, Motore Sanità ci sta assistendo e vuole essere solo un momento di riflessione collettiva aperto a tutti in prossimità del lunedì 28 febbraio, che è la giornata mondiale. Per lavorare tutti insieme. Per lavorare tutti insieme. Grazie a tutti e un saluto. Grazie.